Aspetta, possiamo cominciare? Buongiorno a tutti, credo che si senta abbastanza, sì. Buongiorno a tutti, io sono Michela Suglia, sono una giornalista dell'agenzia Stampa Ansa e lavoro alla redazione politica e oggi proverò a guidare, a moderare questa seconda sessione del convegno di oggi, appunto su Big Data e turismo. Mi è sembrato, da quello che ho sentito un po' stamani e dal tema, un tema molto concreto, molto fattivo, molto attuale. E com'è un po' il turismo, parlo in questo caso da viaggiatrice, però un settore che, con tutta la sua fattività, se esistesse questa parola, è capace di, insomma, di dare emozioni, no? Di dare curiosità, interesse. E in particolare questa seconda sessione parlerà di governance, il valore aggiunto della governance al femminile. È un tema di cui si parla più spesso oggi. Sinceramente, spesso quando si parla di gestione di imprese al femminile, di imprese in questo caso del turismo, dell'ospitalità, di donne, spesso se ne parla come anche un po' un monito, un incoraggiamento. Io credo che sia un pezzo della realtà che esiste e di cui bisogna tenere conto. Quindi non è una sorta di rivendicazione, è proprio il racconto dell'oggi. E oggi, per fortuna, le aziende guidate da donne esistono, in questo settore in particolare. Aggiungo come piccola così, curiosità, me l'ha raccontata prima il presidente Levrini, il presidente della Fondazione Volta. Io faccio ammenda, non avevo mai visto Como prima, e quindi mi ha raccontato di questo posto e quindi mi ha raccontato che questa è la sala bianca della società del casino, che era il luogo laico della città ed era un luogo di uomini, dove qui si fumava liberamente e gli uomini, era solo riservato a uomini, ne parlavano. Quindi mi sembrava anche curioso che oggi invece parliamo di donne anche con gli uomini, ma ne parliamo perché appunto l'obiettivo è quello di fare una fotografia dell'oggi, di quella che è la realtà, e di fare con i casi pratici, con i casi e gli esempi positivi che esistono e insomma, speriamo anche stimoli per fare meglio e insomma, per portare avanti, perché veramente la gestione femminile sia un valore aggiunto. Piccola comunicazione, diciamo, di servizio, andremo avanti con il programma senza pausa, quindi chiedo scusa, non faremo una pausa caffè, la faremo dopo, però insomma, abbiamo la prima delle nostre ospiti, che è la professoressa Roberta Minazzi dell'Università degli Studi dell'Insubria. È docente di economia e gestione, imprese turistiche e marketing della facoltà del corso di studi di scienze del turismo, e quindi do la parola a lei. Grazie mille a tutti. Grazie mille dell'invito, è molto importante essere qui, rappresentare la mia università, insomma il luogo in cui lavoro ormai da tanti anni qui sul territorio, con persone che vedo, con cui abbiamo seguito tanti progetti nel passato. È un tema molto importante, ci tengo particolarmente, quindi grazie anche proprio per il tema per cui sono stata invitata. Io sono docente universitaria, sì, ma con un percorso abbastanza tortuoso, perché insomma si sa, si affianca anche prima di arrivare ad avere un ruolo in università tante cose: la ricerca, la consulenza, la formazione all'interno della propria nazione, all'estero. Quindi insomma cercherò di darvi una prospettiva che è quello che un po' ho sviluppato nel corso degli anni e degli studi e della ricerca. La presentazione la vedo già, quindi posso partire. Partirei, ma molto brevemente, con una premessa. Il ruolo, chiaramente e fortunatamente direi, della donna è cambiato nel corso del tempo. Ci troviamo a vedere donne sempre più multitasking, che devono assolutamente gestire più cose allo stesso tempo. Un lavoro
fuori casa per il 70% e oltre delle donne italiane, che però non è più visto come in passato come un lavoro integrativo, una parte di lavoro integrativo a quella maschile, perché bisogna guadagnare un pochino di più, perché bisogna andare in vacanza, ma un lavoro sempre più considerato vero e proprio, un livello di arricchimento della donna che fa un progetto, un percorso e lo porta avanti insieme al proprio compagno, alla famiglia e così via. Quindi sicuramente questo è complicato e difficile, lo abbiamo visto durante il lockdown, quanto sia complicato gestire poi tutte queste cose, ma porta le donne ad essere abituate, insomma, a gestire tante attività contemporaneamente. Quindi diciamo che però, nonostante tutto, ci troviamo sempre a dover fronteggiare dei problemi, c'è quel cosiddetto fenomeno del soffitto di cristallo, quindi un fenomeno che è invisibile apparentemente, ma che le donne si trovano a dover fronteggiare, quindi tutto quell'insieme di barriere sociali, culturali e psicologiche che bloccano in taluni casi il progresso di carriera, il percorso di carriera delle donne, che si trovano da un lato a far fronte a delle discriminazioni talvolta, ma dall'altro lato, diciamocelo anche, certe volte anche una scelta, perché dovendo fare molte cose, le stesse donne a un certo punto devono dare priorità e sopravvivere, quindi possono anche coscientemente decidere di dare priorità alla famiglia e quindi abbandonare serenamente un percorso che avevano iniziato a fare. Ci porta tutto questo discorso a quelle che vengono chiamate disparità di genere. Chiaramente questo è un'introduzione poi al turismo, di cui parleremo a breve, ma è molto collegato chiaramente tutto questo discorso. Disparità in cosa? Nella progressione di carriera, quindi è difficile, ci sono studi, io cito un po' di studi che trovate più o meno recenti, che attestano come sia più difficile per una donna arrivare a posizioni di alte nelle aziende. Disparità nello stipendio, perché in alcune occasioni, anche a parità di attività svolte, il livello di inquadramento è più basso. Difficoltà di arrivare, dicevamo, alla leadership, quindi di arrivare a diventare manager, come vediamo solo il 22% dei manager e donna nel nostro paese, questo è più basso della media europea. E diciamo che esiste un gap nella formazione, non è neanche più tanto vero, vedremo nella slide successiva che ormai questo gap è colmato, però possiamo notare ancora alcuni percorsi come i Master in Business Administration, oppure alcuni percorsi particolari di formazione che ancora effettivamente trovano una prevalenza maschile. Dicevo, un gap della formazione che comunque si è andato a colmare un po' nel corso del tempo. La quota di donne diplomate e laureate negli ultimi 5 anni è aumentata di molto diciamo che questo ha un'influenza anche proprio sul tasso di occupazione femminile, quindi il gap si riduce al crescere del livello di istruzione, quindi abbiamo praticamente un tasso di occupazione femminile che è generalmente inferiore a quello maschile, ma questo gap, questa differenza si riduce se cresce il livello di istruzione della donna, e quindi diciamo che nella formazione, ne abbiamo parlato anche tanto stamattina, vedremo comunque una leva importante, quella leva che ci permette di colmare questi gap e lavorare sulla disparità. È comunque, come anche stamattina si è parlato tanto di questione culturale, sì, è una questione culturale, è una questione di stereotipi di genere che sono del passato e che talvolta però partono già da bambini. Partono già da bambini perché in una situazione in cui cresciamo già vivendo delle situazioni in famiglia, in società, chiaramente poi nell'età adulta non ci sembra neanche che siano cose strane o normali a un colloquio di lavoro fare delle domande rispetto a delle altre domande, perché ci sembra normale che sia giusto fare così. Io personalmente ricordo le pubblicità per i bambini, i giocattoli degli anni 80, dove proprio c'era la bambina che passava l'aspirapolvere giocattolo e che era al telefono col marito dicendo sto preparando la cena o cose di questo tipo. Ecco, fortunatamente questa non è più la situazione attuale, però anche se guardiamo e facciamo un'analisi, ci sono delle interessanti analisi proprio sul gergo, sulla la comunicazione per i giocattoli per i bambini, che ci fanno capire come gli stereotipi partono già dall'età veramente prescolare. Ancora oggi c'è una netta separazione fra quelli che sono i giocattoli femminili e i giocattoli maschili, però per fortuna si vedono dei cambiamenti nello sport. Io personalmente ho una bambina di 6 anni e quindi mi accorgo di una serie di cose nello sport.
mia figlia ha un amichetto che fa danza con lei, cosa che in passato non sarebbe mai accaduto. Vedo anche cataloghi di giocattoli, magari non dei grandi e noti brand, ma cataloghi di giocattoli dove si vede appunto il bambino che spinge la carrozzina. Perché papà lo fa? Perché ormai papà lo fa, perché c'è un bilanciamento dei ruoli all'interno della famiglia per cui papà sono sempre più presenti. Perché papà lo fa e per me non è un gioco di ruoli, per me maschietto non c'è. È interessante veramente vedere degli studi che parlano proprio di come si comunica ai bambini, le azioni, i modi, tutte le pubblicità per i maschi sono tutti molto attivi, dinamici, quelle per le bambine sono invece molto molto più calmi, dolci, tutti rosa, insomma. Ci sarebbe tanto da dire su questo. Questo per dire che se partiamo in un contesto del genere è facile che poi chiaramente si crei una situazione poi difficile da gestire successivamente. Ci sono poi dei preconcetti che fortunatamente sono ormai in fase di superamento. Se fai una cosa non puoi fare l'altra, e invece noi sappiamo che le donne possono fare molte più cose contemporaneamente. I sensi di colpa del se ti dedichi al lavoro non dedichi abbastanza tempo alla famiglia, che già una donna ha di per sé, quindi non è che serve anche ulteriormente lavorarci sopra. E poi le donne in carriera che non hanno avuto figli hanno dovuto scegliere di non avere figli, ma no, perché magari non volevo averne comunque. Quindi attenzione che fortunatamente queste cose pian piano sono superate, al punto che se un ventennio fa fare carriera in un'azienda, diventare manager, voleva dire simulare un po' quello che era l'atteggiamento maschile, oggi possiamo dire che non è proprio più così. Anzi, l'impresa al femminile è proprio un'impresa che ha delle caratteristiche peculiari, particolari. E quindi arriviamo proprio a questo, la figura della donna nella gestione d'impresa, una donna che lavora nelle imprese, che gestisce le imprese e quindi è imprenditrice. Gli studi generalmente attribuiscono alla donna una serie di vantaggi competitivi particolari, la mentalità multitasking, proprio perché c'è già un'abitudine della donna a gestire più attività, casa, famiglia, figli, lavoro, che lo porta a trasferire questo tipo di approccio anche al lavoro, quindi la capacità di gestire più cose nell'attività lavorativa, l'attenzione ai dettagli, che poi si trasferisce nella donna consumatrice, vedremo dopo, nell'attenzione alla qualità. L'empatia e le competenze relazionali che si trasferiscono nella gestione del rapporto col cliente sicuramente, ma anche nella gestione del team di lavoro, nella capacità di motivare il team di lavoro e quindi la squadra. E infine l'utilizzo della tecnologia, questo possiamo vederlo forse collegato al discorso della formazione, perché chiaramente dicevamo prima, una formazione in cui si chiude il gap, per una questione di tempo non ho analizzato in modo approfondito il grafico precedente, però si vedeva come le donne tendono a fare più formazione continua anche dopo la laurea, sono più laureate, tendono ad abbandonare meno gli studi. Ecco, tutto questo tema della formazione chiaramente creare delle competenze che più aggiornate, che poi lo portano ad avere più attenzione anche su queste tematiche della tecnologia e del digitale. Quindi da vari studi e osservatori emergono un po' i ruoli, no? Il profilo della donna nel business, una donna che ha spesso un ottimo curriculum di studi, quindi un livello di istruzione alto, conosce di più le lingue straniere, concorre agli inquadramenti di dirigenza, pragmatica, visione strategica, insomma un po' le cose che abbiamo detto prima. Un elemento che tornerà anche dopo è la capacità di adattamento, ecco, questo collegato al multitasking, alla gestione forse di più attività insieme, è un elemento importante che vedremo sarà il focus della ripresa, perché poi la capacità di adattamento è quello che riesce ad aiutare le persone a riprendersi. Ecco, una donna che lavora nelle imprese, ma una donna che gestisce le imprese. Quindi abbiamo poi tutto un tema dell'imprenditoria femminile, un'imprenditoria che pesa il 22% del totale delle imprese. I dati sono appena stati presentati al TTG, il rapporto imprenditoria femminile 2020. È un prevalente un'impresa di piccole dimensioni. Abbiamo parlato stamattina di microimprese. Sì, in realtà
la maggior parte delle imprese italiane sono microimprese, non solo le imprese femminili, però lievemente superiore il tasso delle imprese femminili, cioè le microimprese sono quelle fino a 9 addetti, anche se si può notare dagli ultimi dati dei segni positivi di crescita anche nei medio-grandi, quindi quelli con più di 50 addetti, quindi questo ci fa sperare che ci sia anche una tendenza di crescita in quel senso. Più presenti le imprese nel mezzogiorno, un'imprenditoria più giovane, quindi valutando sia l'età del manager sia l'età dell'impresa si nota che ci sono anche varie start-up gestite da donne. Ecco, forse è più un effetto generazione questo che un effetto genere, nel senso che tutto il gruppo dei giovani in realtà ha un orientamento più innovativo, ma in prevalenza anche qui pesa di più l'effetto genere, quindi nell'ottica di un effetto generazione anche fra i giovani le donne sono quelle più orientate all'innovazione, al green, direi più alla sostenibilità nelle sue varie dimensioni, non solo green, responsabilità sociale, quindi ecco, emerge un profilo un po' meno digitalizzato, ma perché le imprese sono microimprese. Noi sappiamo che abbiamo parlato stamattina di puntare sul management delle imprese anche più piccole per evolversi in questo senso, e chiaramente le imprese più piccoline tendono ad avere ancora bisogno di tempo per lanciarsi anche col digitale. I settori in cui c'è una forte presenza di imprese femminili sono quelle del wellness, la sanità, manifattura, moda, tutto quello che è legato molto all'artigianato, no? Quindi tutto questo tipo di settori, istruzione e turismo e cultura. Io sull'istruzione lo dico perché lo vedo, effettivamente nel mondo della ricerca c'è una forte presenza femminile. Anche se poi va a calare il numero di donne se aumentiamo andiamo verso professore associato ordinario, chiaramente come negli altri business, perché alla fine anche il movimento gerarchico c'è anche nel settore della ricerca e dell'istruzione. Il turismo e la cultura è sicuramente un comparto molto importante per la gestione femminile. Le imprese, l'imprenditoria femminile pesa l'11,9% del totale, del turismo e la cultura. Pesa l'11,9% delle imprese femminili. Ho messo in questa tabella sia alloggio, ristorazione e servizi turistici, che è quello più importante chiaramente, e ho messo però anche cultura e intrattenimento. Perché? Perché lì vedo anche ancora più spazi di crescita, ancora di più forse dell'alloggio, della ristorazione, dei servizi turistici che conosciamo, ma anche proprio la sfera della cultura e intrattenimento è un comparto importante in cui la femminile ha un ruolo. Nell'ambito dell'alloggio e della ristorazione il 29,7% del totale delle imprese sono al femminile. Ho poi selezionato una frase che ho trovato nel rapporto che secondo me è significativa, cioè turismo nell'ambito di, è in forte cambiamento questo settore, insieme all'agricoltura, ma noi ci focalizziamo sul turismo. E per cercare di cambiare questi settori in forte cambiamento, cosa serve? Capacità di diversificazione e di innovazione, riuscendo a coniugare la tradizione e il recupero dei vecchi saperi con le nuove tecnologie. E in questo rapporto si identificano le donne come in grado di portare questo cambiamento in questo modo. E quindi lo ritengo molto molto importante per la discussione di oggi. Nel turismo e nella cultura, ma persone, donne che lavorano nelle imprese del turismo come dipendenti, ce ne sono molte a vari livelli, come dicevamo sicuramente più si alza verso i dirigenti più la percentuale scende, però i comparti più interessati dalla presenza femminile sono l'intermediazione, stabilimenti balneari, alberghi e pubblici servizi, quindi un comparto in sé che da tutte le parti in cui lo prendiamo, quindi dalla distribuzione all'ospitalità, vede una forte presenza femminile. Certo, l'impatto del Covid c'è stato un forte impatto del Covid che ha obbligato tutti in casa, le donne hanno dovuto gestire lavoro, famiglia, figli, perché erano tutti in casa, io l'ho vissuto in prima persona, insomma non è facilissimo fare una call o una lezione universitaria quando hai qualcuno sotto, se poi ti trovi in un appartamento piccolino e non una grande villa con tante zone, questo ha reso difficile la vita a molte, non solo donne in generale, a molte persone. Le donne l'hanno vissuto un pochino di più questo problema. Questo ha generato una riduzione delle imprese al femminile nel corso di questi ultimi anni, anche se nell'ultimo semestre iniziamo a vedere i primi segni di crescita, quindi questo inizia a dirci qualcosa di positivo.
Il fatto che siano stati colpiti di più le imprese femminili è perché il Covid ha colpito di più le piccole imprese e abbiamo visto che c'è una prevalenza delle piccole imprese al femminile, quindi questo è chiaramente tutto un discorso collegato l'uno all'altro. Scusatemi. Ecco, da un punto di vista quindi abbiamo la donna che gestisce l'impresa, si occupa dell'offerta del turismo, ma abbiamo una donna che è motore anche della domanda di turismo, una domanda di turismo quindi al femminile. Recenti studi proprio dimostrano come nell'80% dei casi è la donna che in qualche modo sceglie dove andare in vacanza insieme alla famiglia, ma diventa il motore un po' di questa scelta. Quindi la influenza, infatti recenti studi di Google dicono che il 70% delle visite sui siti di hotel è fatto da account femminili, quindi vuol dire che insomma la ricerca delle informazioni la facciamo poi noi. Viaggia da sola, c'è un fenomeno crescente anche di donne che viaggiano da sole, viene chiamato solo female travel, è un fenomeno esistente che appunto adesso poi vi racconto meglio nella prossima slide. Una scelta prevalente di viaggi culturali e naturalistici, una donna che sceglie in autonomia il viaggio, quindi hotel, abbiamo detto, siti di hotel, quindi un turismo indipendente, non di viaggio organizzato, che in autonomia sceglie e organizza il proprio viaggio, orientata alla sostenibilità. Legato a questo tema anche l'utilizzo e il consumo di prodotti tipici, questo ci collega a tutto un altro tema molto interessante, quello della visita ai borghi, a un certo tipo di attività quando mi trovo presso la destinazione, che è collegato ai temi di questa mattina, quindi superiamo l'overtourism e andiamo invece verso quello che è la valorizzazione dei borghi, collegato alla main attraction, ma poi ci mettiamo insieme tutto il resto, quindi un tipo di turismo che si presta a questa cosa. Attenzione ai social media, quindi molto attenti e presenti nell'online, e scelgono l'Italia, sia le italiane che le straniere, nell'ultimo anno perché hanno percepito nell'immagine Italia una forte sicurezza nella gestione del Covid. Questo è stato un dato importante, l'Italia ha saputo comunicare questo sicuramente con le proprie azioni. Abbiamo un protocollo importante del Covid, sappiamo gestire questa cosa e questo è stato percepito comunque sia all'Italia che all'estero. Dicevamo solo female travel perché le donne viaggiano da sole, per mettersi alla prova, per non avere vincoli, essere flessibili, poter andare in libertà senza avere troppe problematiche da gestire nel gruppo, incontrare nuove persone. Sono persone che consultano i social media, ma non per questo si fidano di tutti i canali. Gli influencer, per esempio, vengono ormai assimilati abbastanza a quella che è la comunicazione aziendale. È più diventato un nuovo strumento di comunicazione aziendale percepito non poi così disinteressato rispetto a quello che può essere la comunicazione di altre donne. Quindi sono, predilige i blog, i travel blog, più che la famosa influencer. Alcune destinazioni sono percepite come preferite. Diciamo che di solito la donna che viaggia da sola parte dal proprio paese di origine, poi spazia nelle vicinanze per poi allargarsi, sempre di più nell'esperienza. In alcuni casi è uno stile di vita, in altri casi è uno dei tanti viaggi che la donna fa durante l'anno, perché durante l'anno si viaggia per tanti motivi e un viaggio può essere da solo, un viaggio può essere con la famiglia, un viaggio può essere di lavoro e è uno dei tanti profili che la donna può avere, quindi diventa anche un target molto interessante per le imprese, molto variegato, ma usiamo i big data di cui parlavamo stamattina per conoscere meglio questo target, per conoscerlo bene, per poter poi dare un'offerta personalizzata. Sempre molto importante per le donne che viaggiano da sole il tema della sicurezza, ritorna e quindi è un qualcosa su cui le imprese dovrebbero lavorare se vogliono lavorare con questo target. Al punto che le imprese poi ci lavorano su questo, si organizzano pacchetti proprio con kit apposta per le donne, ma già da prima del Covid, questi sono esempi di pacchetti di hotel che avevo trovato già prima, molti anni fa, insomma è un tema nuovo parzialmente, perché comunque la donna che viaggia, che si sposta e così via, è un tema di cui trattiamo da tanti anni come target di mercato. Sono viaggiatrici, come dicevamo, che durante l'anno possono avere motivazioni completamente diverse, avere viaggi diversi, quindi
svolgere il viaggio di lavoro magari da sola, perché i viaggi da soli non sono solo leisure, ma possono essere leisure e business, ma anche poi diventare il catalizzatore della scelta del viaggio familiare. È chiaro che ricoprono quindi un ruolo molto importante in questo senso. Arrivo quindi alle conclusioni, di questo mio intervento, perché donne motore della ripresa? Da un lato quindi abbiamo il fronte della governance al femminile. Una governance, abbiamo parlato tanto di impresa, però io vorrei chiarire che la governance al femminile non è solo impresa privata. Noi ci stiamo organizzando tutto un progetto di laurea magistrale all'Insubria di turismo, proprio mettendo insieme pubblico e privato. La governance della donna è molto importante nell'impresa privata, ma soprattutto, secondo me, nel pubblico, perché il turismo è un elemento proprio che mette insieme pubblico e privato. Non si può promuovere una destinazione se pubblico e privato non collaborano e non lavorano insieme. Quindi la formazione del futuro deve pensare a questo, quindi fare in modo che mi formo per diventare manager d'impresa, ma poi so dialogare col pubblico e mi formo per gestire l'istituzione, ma so dialogare col privato per creare quei begli esempi di partnership e di reti che abbiamo visto questa mattina. Quindi formazione sicuramente è molto importante. Quindi una governance al femminile vuol dire da un lato lavorare molto sulla formazione specialistica che abbiamo visto essere su temi nuovi, su temi che interessano in questo momento, sostenibilità in tutte le sue dimensioni e digitale. Un orientamento quindi sia nella scelta ma anche proprio nella governance d'impresa. Quindi io scelgo di viaggiare in un'ottica di un orientamento green, sostenibile, quindi come scelta di consumo, io governo la mia impresa seguendo un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale e etica. Questi sono temi molto importanti. Formazione, perché comunque tutte queste competenze sono da gestire, quindi tutte, non magari le triennali, ma le specialistiche, i master dovranno andare poi in questa direzione, devono andare e stanno andando in questa direzione. Ruolo chiave nel consumo, quindi una donna che gestisce, che governa insieme agli uomini tutti questi temi importanti del turismo in modo variegato, ma una donna che può essere considerata sempre di più un target di mercato e quindi ha forte implicazione. Grazie molto perché insomma mi sembrava, penso che abbiate avuto anche voi la stessa impressione, c'era tanta concretezza in questo intervento, nel senso che ci sono tante cose, tanti spunti, però insomma siamo su un ambito molto poi appunto pragmatico e insomma è bene che anche le analisi partano appunto dalla realtà per poter immaginare insomma traiettorie future, quindi grazie molte, grazie. Io vado avanti con gli interventi, ma ciò non toglie che magari lasciamo alla fine se c'è del tempo per fare delle domande, se qualcuno vuole intervenire. Credo di sì perché vedo che c'è un solo microfono, quindi penso di sì. E allora do la parola a Giuseppe Rasella, che è delegato per il turismo della Camera di Commercio di Como e Lecco. Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, delegato al turismo per la Camera di Commercio, Como e Lecco, ma soprattutto albergatore, operatore turistico e posso testimoniare tutto ciò che ha appena detto la professoressa Minazzi. È assolutamente vero e oltre che il consumatore femminile, donna, è molto più attento ai temi della sostenibilità, ai viaggi da solo e quant'altro, soprattutto anche nei termini di scelte nell'ambito familiare, soprattutto sugli arredamenti, sul design, sulla moda, sicuramente nella partecipazione nella società insieme a mia moglie è sicuramente lei quella che prende le decisioni in tal senso. Quindi assolutamente vero. Io il mio intervento si divide in due parti, una parte magari richiama maggiormente i temi trattati oggi pomeriggio, scusate, questa mattina. E una parte va più nello specifico, approfondisce quei dati che ha già detto la professoressa Minazzi, in base appunto, grazie all'ufficio statistiche di Camera di Commercio, su cui ecco, se fosse possibile caricare, le slide, che spero siano arrivate, altrimenti non ci sono, altrimenti ve le anticipo. Allora, innanzitutto partirei dal ruolo delle Camere di Commercio. Il ruolo delle Camere di Commercio sono delle
al servizio delle imprese per la promozione dell'economia locale. Questa è la mission delle nostre camere di commercio, che operano per indirizzare le traiettorie di sviluppo del sistema economico locale e del territorio. Le camere di commercio sono coinvolte in una ricamera alle nuove funzioni, innanzitutto per la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per lo sviluppo e la promozione del turismo. Tra l'altro, faccio un passaggio indietro, è grazie alla legge a pendere tra di loro, e questo è anche il motivo che appunto la Camera di Commercio come Lecco è stata recentemente creata, è stata recentemente appunto fusa nel 2019. Quindi le Camere di Commercio sono degli attori istituzionali nel comparto del turismo che collaborano in sinergia con il Governo nazionale, quindi col neonato Ministero del Turismo, anzi perdonate, col neo-rinato Ministero del Turismo, fortunatamente, con Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, con le Regioni, quindi Regione Lombardia, con la DMO Explora in Lombardia, tra l'altro le Camere di Commercio erano soci fondatori, collabora con le province, ne approfitto per salutare il consigliere Francesco Cavadini della provincia di Como. Tra l'altro le province appunto fino a pochi anni fa avevano anche la delega sulla promozione turistica e adesso hanno delle deleghe specifiche sempre in ambito turistico per quanto concerne la classificazione alberghiera, per esempio, per quanto concerne il rilevamento flussi turistici, turismo 5 e altri importanti compiti, ma non hanno più la promozione turistica. Collaboriamo ovviamente con il Comune, quindi ne approfitto per salutare l'assessore Comuni, sia di Como che di Lecco. Stiamo cercando di portare avanti anche un ragionamento di sistema all'interno di una cabina di regia per condividere le principali iniziative in ambito turistico e culturale. Nello specifico, nel 2015, con la legge numero 27, le politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, affidando appunto un ruolo specifico alle Camere di Commercio proprio nella promozione turistica, come ho anticipato, come ho detto poco fa. Per quanto concerne le statistiche, il tema che abbiamo parlato proprio oggi, e ne parlavamo anche al tavolo con il professor Levrini e altri importanti relatori, uno dei temi che si pongono è la frammentazione. Si parlava prima di governance, no, dei dati, e la frammentazione di competenze. Anche le Camere di Commercio hanno ampie competenze in termini statistici. Abbiamo tutte le Camere di Commercio hanno un ufficio studi statistici che estrapolano e analizzano, commentano, diffondono dati che vengono estrapolati da più fonti, quindi registro imprese, che è appunto camerale, indagini, Istat, Eurostat, Polis, Regione Lombardia, Banca d'Italia, ma più volte questi dati. Uno dei problemi maggiori che sono dati, ahimè, non sempre aggiornati, quindi quello che noi premiamo e cerchiamo di condividere quanto più possibile è avere una freschezza dei dati, un'attualità dei dati che riteniamo siano importantissimi, soprattutto per affiancare l'interessa Minazzi, che ci vedrà direttamente coinvolti e sarà fondamentale adeguarsi almeno nel prossimo decennio, come minimo. Il sistema camerale poi ragiona in ambito regionale e nazionale, quindi le unioni delle Camere di Commercio nazionale, l'Unione delle Camere di Commercio regionali, anche loro sviluppano alcuni progetti e sperimentano alcuni target specifici sull'analisi dei dati, quali ISNART, che è l'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, e si focalizzano su alcuni target specifici, big data, e qui vediamo meglio, ecco, appunto l'osservatorio del turismo dei big data e la mappa, la piattaforma delle mappe delle opportunità. Sono due temi importanti nati nel dicembre del 2020, in stretta sinergia, mi permetto di aggiungere, anche con il Ministero dello Sviluppo Economico. Ma veniamo a noi. Il peso dell'imprenditoria femminile nell'area, promuovere l'imprenditoria femminile, già dal 1999, che appunto in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico si sono costituiti i comitati per l'imprenditoria femminile presso tutte le Camere di Commercio. E anche nella Camera di Commercio come Lecco, l'8 marzo di quest'anno, proprio a seguito della fusione dei due enti sia di Lecco che di Como, si è costituito il neonato Comitato per l'Imprenditoria Femminile, e in questo caso ringrazio la dottoressa Antonella Mazzoccato, che è la Presidente, con la quale abbiamo condiviso queste slide, questa presentazione di oggi. Ecco. Quindi i dati, li ha già dati poco fa la professoressa Minazzi, sono assolutamente in linea con quelli che lei ha dato poco fa.
tutto torna, anche perché la fonte era Union Camera, avevamo visto sotto, quindi sono assolutamente condivisi. Io mi focalizzerei maggiormente a questo punto sul focus dell'area lariana. È importante capire il peso sul nostro territorio. A fine giugno 2021, quindi una fotografia attuale, le imprese femminili attive nell'area lariana rappresentavano circa il 19,7%, Como circa il 19,5%, Lecco il 20,2%. Importante anche il numero degli addetti: il 23,9% delle imprese femminili opera nel commercio, poi nei servizi alla persona, nei servizi finanziari, assicurativi e immobiliari e infine nel turismo e nella ristorazione. Il Covid, anche ovvio, come ha detto poco fa, ha avuto un peso significativo e è rilevante in termini, ahimè, di cessazione di imprese. Nel primo trimestre 2021 in Italia l'aumento delle nuove imprese registrato e guidate da donne è stato soltanto dell'1%, più 1%, rispetto al più 9,5% del totale delle nuove imprese. Le imprese giovanili reggono meglio di quelle over 35, infatti anche nel piano dell'emergenza Covid la differenza era stata del meno 38,6% di chiusure delle imprese giovanili contro il meno 44% delle over 35 nelle imprese femminili. Così si rispecchia anche nel terzo trimestre di quest'anno, meno 3,7 contro meno 5,3. Nei primi sei mesi del 2021 in Italia gli addetti alle imprese femminili attive sono diminuiti dell'1,1%, mentre gli addetti di tutte le imprese sono aumentati dello 0,3%, e in Lombardia più o meno si è avuto questo medesimo trend. La conclusione è che le camere di commercio, è evidente, abbiano ampie e specifici competenze in termini di turismo in stretta connessione con la cultura. La delega rispecchia molto quella del comune, quindi sia turismo che cultura si identificano nella medesima persona. Certamente le camere di commercio sono attive sulla promozione della nuova imprenditoria in generale, in particolare sul sostegno dell'occupazione e dell'autoimprenditorialità femminile. L'informazione economico-statistica è una funzione camerale trasversale, indaga diversi settori dell'economia, tra cui appunto anche il turismo, la nascita di nuove imprese, il mercato del lavoro, il peso delle aziende rosa e l'occupazione femminile. Come è stato evidenziato, il settore del turismo è stato uno dei settori maggiormente esposti alla crisi pandemica. Anzi, più che alla crisi pandemica, uno dei settori maggiormente esposti alle restrizioni dovute alla crisi pandemica, però abbiamo riscontrato che non appena queste restrizioni sono state allentate siamo riusciti a intercettare i nuovi target di mercato, questo turismo di prossimità che ha in qualche modo è riuscito a portare importanti flussi sul nostro territorio, come del resto in tutto il nostro bel paese. Io non mi dilungo ulteriormente, mi permetto di ringraziare chi ha elaborato questo documento e soprattutto il Comitato per l'Imprenditoria Femminile nella persona della dottoressa Mazzucato, e vi ringrazio. Grazie dell'intervento. È proprio l'esempio di come il turismo, prima accennavamo nella pausa, il turismo è proprio uno di quei settori che non può prescindere dal pubblico, dalle istituzioni, insomma, dal rapporto con le associazioni, non si fa da soli, non è il privato che può organizzare. Con tutte le istituzioni e soprattutto trasversale, perché ci può essere anche una proficua collaborazione con le istituzioni, ma facciamo un esempio banale, basta parlare, ad esempio, parlavamo al tavolo di navigazione, l'importanza della navigazione. Se noi vogliamo un turismo di qualità sul lago di Como, per esempio, dovremmo dare per scontato, come si va a Venezia e si trovano i vaporetti e i taxi boat costantemente, uno che viene sul lago di Como dovrebbe, qualsiasi ospite, trovare un battello, un aliscafo, un taxi boat a disposizione durante tutto il giorno. Purtroppo questo non è possibile oggi sul lago di Como. Ci auguriamo che il percorso vada in quella direzione e che possa crescere tutto il territorio, a prescindere dall'imprenditoria femminile, che certamente sarà ben rappresentata anche sul territorio comasco, ma in generale che cresca tutto il nostro territorio.
quando c'è un'idea bisogna poi, appunto, è uno stimolo per fare, quindi bisogna questa idea per che terra. Ha detto lei, perché no, insomma, basta ingegnarsi, provarci, insomma, e cominciare, ecco, tutto qua. Però sì, sì, in effetti è così, esempio di Venezia. Grazie. E, continuando in questo, come dire, viaggio, ecco, dentro le realtà e le realtà femminili, anche se do la parola a un altro uomo, ma perché, insomma, è un esempio, in questo caso, appunto, ancora più fattivo, più concreto di realtà, realtà di ospitalità, di turismo, soprattutto nella zona. Quindi do la parola a Daniele Brunati, che è procuratore del Consorzio Como Turistica. E come poi mi è stato spiegato, perché insomma abbiamo scambiato un po' di chiacchiere prima, il padre della città dei Balocchi e di tutto il resto, che, di cui ci parlerà ampiamente. Scusa, se tengo la mascherina, ma no, io ho un po' di raffreddore, sono raffreddore, quindi preferisco mantenere. Allora, io spezzo un po' quello che potrebbe essere il filo di questo convegno molto interessante. Devo dire, stamattina ho sentito alcuni interventi e ho appreso molto, e devo dire che mi sono fatto un'idea di come nei prossimi anni bisogna poi spingere sulla comunicazione, perché è importante. Allora, vedo che sono il papà della città dei Balocchi, diciamo che ho avuto l'idea, no? Poi dopo è cresciuto questa manifestazione negli anni. E devo dire, quando siamo partiti, scusate, io racconto una breve storia, vi do pochi dati, lo vedremo nelle slide successive, ma vorrei raccontare una storia, una bella storia, in 3 minuti. Allora, quando noi siamo partiti, era il 1994, no? In Italia il Natale era considerato solo esclusivamente per l'antivigilia, la vigilia, Natale e Santo Stefano. Basta. E lì è venuta l'idea di perché non possiamo e proviamo ad allungare il tempo delle festività natalizie e poi proporlo come un'attrattiva turistica. Ecco, noi siamo partiti e siamo arrivati in questi 28 anni dentro da Big Data, quindi dai grandi numeri. No? I grandi numeri noi li abbiamo fatti e continuiamo a farli, li abbiamo fatti fino al pre-Covid, e devo dire che a volte si ritorcono contro perché stiamo soffrendo un po' il troppo successo. E io ti dico sinceramente, in questo momento che stiamo preparando la città del Natale per il 2021, preferirei essere in vacanza in un'altra località. Quindi diciamo che siamo in sintesi con quello che è l'impegno sostanzialmente che stiamo portando avanti. Allora, Como Turistica sostanzialmente è un consorzio senza scopo di lucro che proprio nel 94 nasce con la città dei Balocchi, ed è un consorzio che comunque ha utilizzato, e devo dirlo, i big data già dal nel 2017. No? Abbiamo fatto un accordo con l'Università Cattolica di Milano e abbiamo utilizzato nel 18 poi una start-up che è Fluxedo, che ci ha proprio concesso di andare a intercettare tutti i turisti, i milioni di turisti, lo devo dire, però non so se c'è il comandante dei vigili, il dottor Giacalone, è un ingegnere Giacalone, non vorrei che poi gli pigliasse questi dati per il piano di sicurezza. Comunque è vero, sono dati. È andato via. È andato via. Allora, li posso. Va bene. Comunque. Comunque vediamo che la manifestazione, attraverso proprio questa tecnologia che era nuova ai tempi, no? Hanno calcolato che le persone che hanno visitato la manifestazione sono state 3 milioni proprio nell'arco della durata di un mese. Tante, certo. La kermesse natalizia, tra l'altro, ha dimostrato di essere in grado di destagionalizzare, questa è una parola che si usa molto spesso, ma in verità i dati concreti, i fatti concreti li abbiamo fatti noi a dicembre, con poi un'appendice che vedremo più avanti, fra poche slide, di un altro progetto che è stato comunque, è nato dalla città dei Balocchi, che è comunque Christmas Light. Ecco, questo per dare una dimostrazione
che il flusso turistico che attratto dalla città dei Balocchi arriva dall'Italia, tra l'altro adesso anche dall'estero. Negli ultimi anni abbiamo avuto una forte frequentazione da parte di turisti stranieri, soprattutto americani, perché amano sostanzialmente il lago di Como, lo sappiamo, hanno delle abitazioni sul lago di Como, residenze, e poi abbiamo proprio lo stimolo da parte di tour operator americani a mandare il programma della città dei Balocchi, perché vorrebbero poi soggiornare, e sono il classico turismo stanziale, quello che piace anche agli alberghi sostanzialmente. Qui però siamo di fronte a un piccolo inghippo, diciamo burocratico, che siamo soggetti comunque a bando, quindi noi non riusciamo e non possiamo riuscire a fare una forte promozione sui canali tradizionali e su quelli che noi utilizziamo, perché non sappiamo sostanzialmente se saremo poi noi gli assegnatari comunque del bando. Questo è un limite, lo dico, perché è sostanziale per quanto riguarda la comunicazione. Allora, per far vedere che cosa vuol dire Città dei Balocchi, abbiamo presentato un piccolo video, così mi bevo un bicchiere d'acqua, grazie.
Beh, questa è pubblicità, non era prevista. Allora. Sembrato, insomma, anche, per me è stato un modo per vedere, insomma, avere un po' il quadro e l'idea di quello che fate, ma anche, insomma, un piccolo viaggio nella città, visto che, insomma, non l'ho visto, e nascono così poi lo stimolo ad andare a vedere un posto, no? Esatto. Questi hai stimoli, secondo da me. Suggestioni, sì. da immagini, insomma, quindi... Bene, insomma, ci siamo resi conto, più passavano gli anni, che comunque cresceva l'interesse. Ora abbiamo deciso, come dicevo prima, di affidarci a fare un accordo col Politecnico, con questa start-up, e abbiamo registrato per 3 anni i flussi in entrata, naturalmente, dalle varie direttrici anche stradali, in collaborazione sempre con questo, dicevo prima, con Fluxedo. Bene, questa tecnologia, non so se la conoscete, è quella che innesca la cella del telefono con dei sensori che abbiamo messo a tutte le entrate comunque della città. E abbiamo costruito, in base ai dati che ci sono arrivati, proprio una comunicazione mirata che arrivasse ai nostri visitatori standard, quelli sostanzialmente che arrivavano un po' dalle vicinanze, da Milano, da tutta la Lombardia, e poi vediamo anche da tutta Italia e poi anche dall'estero. Bene. Allora, tanto per citarvi alcuni dati, adesso entro anch'io nei numeri, non vi voglio annoiare. Trenord nel 2018, ma penso che, non so se l'aveva già annunciato o comunicato il rappresentante di Trenord che era presente come relatore questa mattina, ha staccato 230.000 biglietti, in verità sono 215.000, mi sono aggiornato poi con lui, 230.000 biglietti, scusate, con l'artigianato in fiera, e 214.000 per la città dei Balocchi, che si colloca in seconda posizione, seguita dal Gran Premio di Formula 1 con 77.000 biglietti venduti e il Salone del Mobile con 50.000 ticket. Ecco, anche Navigazione dei Laghi, tra l'altro, che ha partecipato nelle ultime due edizioni, mettendo a disposizione dei battelli in circolo sul primo bacino, ha registrato un aumento, pensate, del 30% comunque della vendita di biglietti proprio nel mese di dicembre, no? E negli weekend. Questo che cosa ha portato sostanzialmente a Como? Un indotto, e qui parliamo, ecco perché i grandi numeri servono, abbiamo portato un indotto economico, abbiamo fatto aumentare il PIL nel mese di dicembre, abbiamo contribuito ad aumentare il PIL della città di Como. Difatti, con un comunicato ufficiale proprio estratto dal sito della Codacons e poi pubblicato dal giornale della provincia, ha stimato che nel 2019 l'indotto creato dalla manifestazione natalizia è stato di 20-25 milioni di euro in 40 giorni. Quindi qualcosa portiamo anche noi a Como. Andiamo a capire perché l'indotto. Faccio alcuni altri esempi. Entriamo nel vivo del discorso turistico con gli alloggi, quindi con quelli che fanno accoglienza. Il sito turistico booking.com ha dato proprio il Como tutto esaurito. Il sito, appunto, questo sito di prenotazione ha comunicato che l'indice di occupazione delle strutture è stato sempre molto alto per tutto il mese di dicembre, con la punta massima a Capodanno pari al 99% delle occupazioni. Mi sembra che sia un buon risultato, perché ci ha messo proprio al top delle città italiane per venire a festeggiare il Capodanno. Siamo usciti anche dai confini con la comunicazione fatta spontaneamente da testate o da altre radio e televisioni, ma non vi sto a fare tutto l'elenco, ho fatto solamente alcuni esempi, no? Numerose sono proprio le copertine dedicate a Como, città dei Balocchi, sono oltre 1.000 gli articoli che sono apparsi nella rassegna stampa nel corso dei 40 giorni della manifestazione. Da evidenziare e sottolineare il ruolo dei media tradizionali come le produzioni televisive che hanno scelto, stamattina c'era Osvaldo Bevilacqua che conosco molto bene, con Sereno Variabile, è venuto per almeno 5 anni a fare proprio delle riprese televisive del suo programma Sereno Variabile. Addirittura un anno ha fatto il set base proprio a Como, no? È stato veramente un anno molto particolare. E da lì, poi da Como, si collegava con tutte le altre loro location. Come verissimo, ve ne posso dire anche degli altri, ma diciamo che
Oggi la manifestazione natalizia viene scelta anche dai blogger influencer, quindi stiamo entrando nel mondo dei social, no? Cosa che è stata spinta moltissimo, i social sono importanti. Qui vediamo una foto di Chiara Ferragni, no? Per loro, dico, il post sono diventato un post di maggiore attrattività. Grazie all'analisi poi statistiche di Google Analytics, i social media consentono di analizzare i flussi generati e formulare proposte mirate in grado di attrarre anche nuovi visitatori. Ho preparato adesso le piccole schede, il sito web, quello dell'ultima edizione, ha fatto 97.000 utenti, sempre parliamo comunque di 30 giorni, 40 giorni, 135.000 sessioni, 313.000 pagine, 100 paesi collegati e 1.626 città collegate con la città dei Balocchi. Per vedere la crescita, faccio gli ultimi tre, nella 23esima edizione sono stati 40.000 utenti, 50.000 sessioni, 149.000 pagine, 68 paesi e 1.184 città. Bene, la 14esima erano già saliti a 65.000 utenti, poi li leggete sulla scheda, fino a 91 paesi e 1.594 città. Nella 25esima siamo andati a 101.000 utenti, 136.000 sessioni, 359.000 pagine, 102 paesi collegati e 1.772 città che hanno sostanzialmente visitato le nostre pagine. Se questi non sono big data, non so cosa possono essere altri numeri. Allora, se parliamo poi di Facebook, la copertura è stata di 2.500.000 contatti, una media giornaliera di 45.000. Mi piace così parlare anche dei totali a gennaio 2020, il mi piace proprio, erano 21.100 con una crescita rispetto all'anno precedente circa del 33%. Su Instagram abbiamo tolto solamente i dati delle condivisioni foto solo con l'hashtag Città dei Balocchi e sono stati 6.900. Quindi se poi parliamo le condivisioni a tutti gli altri siti che hanno fatto condivisione. Abbiamo scelto anche di andare nel 2019 su una novità che sta sorgendo in quel momento con le chatbot, che questo, non so, lo conoscete, questo strumento basato sull'intelligenza artificiale. Hanno risposto 24 ore su 24 in maniera totalmente autonoma, oltre 13.000 utenti, i quali hanno interagito in media 3-4 volte, ipotizzando 13.000 minuti, quindi che corrispondono a 216 ore di lavoro. Feedback finale è stato altamente positivo. Per il futuro, bene, per il futuro, sempre che comunque spero si possa andare avanti, ringrazio tra l'altro per la collaborazione fattiva a cui è presente, abbiamo l'assessore al turismo, la signora Livia Sozzi, Livia Sozzi, e l'ingegner Ferro che è RUP, quindi abbiamo, questa non è una marchetta, solamente vi ringrazio perché siete stati veramente efficienti, devo dire, vi devo ringraziare. Bene, uno schiaffo, una carezza. Va bene. Non ho rimediato? No. Va bene. Va bene, quello che vogliamo fare per il futuro, cara Cioffi, servizio multilingue, sistemi di informazione vocali abbinati a Alexa, a Google Home, eccetera. Una mappatura di tutti i chalet con elenco dei prodotti, contatti e sito internet, ulteriori poi percorsi e itinerari. Ecco, passiamo però ora a un altro nostro progetto, ho finito l'ultimo progetto, sono poche slide, prodotto e nato dalla Città dei Balocchi e in collaborazione con la Città dei Balocchi, che va visto varcare i confini dai comuni di Como, no, aprendosi al lago. E qui devo dire un grazie veramente anche ai 32 comuni che hanno aderito a questo progetto del lago, sia nella provincia di Como che quella di Lecco, ma soprattutto all'effettivo intervento da parte di persone che sono del settore. Qui ne abbiamo due, faccio in primis comunque la Camera di Commercio che è stata importante per noi, abbiamo Rasella, Giuseppe Rasella che conosco molto bene, e il sindaco di Brienno, Francesco Cavadini. Ecco, abbiamo veramente creato un gruppo molto forte, adesso non cito tutti gli altri perché, però stiamo lavorando molto molto bene con il lago, questo lo posso dire. Secondo Istat del 2019, i dati Istat,
Il 62% dei flussi turistici in Italia si concentra in soli 55 comuni su un totale di 7.903. È il problema del patrimonio invisibili. Ecco, questo dovrebbe essere comunque tenuto presente. Infinite ricchezze paesaggistiche, culturali, esperienziali e di tradizioni, bisogna sostanzialmente andare a valorizzarle, no? Sono invisibili, ma sono tangibili. Ci sono, no? Questo è, bisogna rimarcarlo. In un territorio come il nostro c'è ancora una gran parte che non esiste sulle guide, una parte più sconosciuta, ma non per questo non meno attrattiva. Sono anche queste le motivazioni che hanno spinto il Consorzio Comoturistica a ideare iniziative che accendessero i riflettori proprio su questi piccoli pezzi di territorio. Ci hanno creduto, come dicevo, 32 amministrazioni comunali, la Camera di Commercio e poi Amici di Como, che sono lo sponsor principale di questa manifestazione. Da qui sono partiti poi i progetti, come dicevo, l'Ecomo Christmas, che poi è diventato anche Summer Light, quindi per andare a prendere le due stagioni, quella estiva e quella invernale. Devo dire che il progetto l'Ecomo Christmas Light si completa anche con un'app ed è una testimonianza concreta di come gli eventi sono anche un mezzo di comunicazione, di promozione di un territorio, e noi stiamo cercando di valorizzare anche questo. A testimonianza poi della valenza di questo evento, in grado di creare esperienze emozionali, Camera di Commercio Como Lecco, in collaborazione con Regione Lombardia e Navigazione Laghi, hanno realizzato uno spot per utilizzarlo per proprio come progetto base per la ripartenza del lago di Como. È stato presentato in anteprima alla BIT, che è diventato virale sui social, è stato utilizzato come campagna, proprio dicevo prima, di ripartenza del lago di Como. Pensate che la Navigazione Laghi, che è un ente ministeriale, e per muovere veramente un elefante bisogna proprio spingerlo, proprio di loro iniziativa hanno organizzato nel Summer Light 4 crociere, vedi il lago dal lago, che sono state tutte sold out. Questo è un dato veramente importante. C'è il prodotto c'è, dobbiamo solamente valorizzarlo insieme. Pensate che la Navigazione ha deciso, faccio un'anticipazione, ahimè non dovrei farla perché devono uscire loro con un comunicato stampa lunedì, anzi non la faccio, comunque lo leggerete sui giornali. Farlo, l'ANSA lo può fare. L'ANSA siamo qui per questo. Dopo un privato. Allora, devo dire che questo sintesi, in sintesi, è inutile che la faccio io, ma per quanto riguarda il Lake Como Light abbiamo un brevissimo video dello spot utilizzato, un showreel breve di uno spot utilizzato per la campagna nazionale. Thank you.
Ecco, questa è un po' la sintesi del progetto Lecco Light, e quindi questo sono state registrate chiaramente nella stagione estiva, però potete capire l'importanza di vedere queste immagini per attrarre quindi l'attrattività. Ecco, se poi le uniamo i grandi numeri, secondo me abbiamo veramente un bel pacchetto da proporre. Un altro fattore, e chiudo, chiave è la promozione reale della destinazione, fondamentale per far conoscere le eccellenze del territorio. E noi con il magazine Magic Lake Como raccontiamo le eccellenze del Made in Italy proprio sul lago di Como, sul lago di Como, nel territorio comasco a 360 gradi. Ogni numero dedica anche degli speciali sul territorio, come quello fatto in collaborazione con il distretto turistico del Centro Lago, con cui abbiamo un impegno per portare avanti questo progetto anche per il prossimo anno, e racconta i tesori nascosti dei borghi storici e inserti monografici dedicati proprio alle attività di leisure, di sport e altro ancora. Sono alla fine. Como Città dei Balocchi, l'evento Como Città dei Balocchi e la rivista Magic Lake, come detto prima dall'amica Minazzi, che parlava proprio in controtendenza a quello che dice lei, vorrei che fossimo citati come l'eccezione che conferma la regola, no? Cioè, ricordo che il nostro management ha una presenza femminile del 90% da quasi 30 anni, no? Dimostra e vuol dimostrare come il ruolo della donna nell'imprenditoria turistica sia in crescita ed è una leva veramente in grado di fare la differenza. Come dicevi tu, ottenere risultati e rompere il soffitto di cristallo. No? Quindi si può fare. Sì, si può fare. Si può fare, e considerato che lavoro in un gruppo di 12 donne e ahimè solo 2 uomini, non dico, fortuna non posso, vorrei però ricordare che per fortuna esistono anche i principi e le quote azzurre. Ecco, questo volevo. Grazie. Ora, a parte le battute sul si può fare, credo che sia tutto molto collegato. Ha cominciato dicendo io ho avuto semplicemente un'idea, sì, quella 28 anni fa, però credo che sia questo un esempio di come molto parte da un'idea, cioè bisogna avere un'idea, se si ha un'idea qualcosa può nascere, e a me ha colpito quando prima parlava dei patrimoni invisibili, perché credo che l'Italia sia un paese che è pieno di patrimoni, e pieno di patrimoni invisibili, certo, cioè di tutte e due, e credo che spesso il problema nasca dal fatto, e io penso che i convegni debbano servire anche a questo, a raccontare le cose positive, a mettere a confronto anche realtà che magari non si conoscono e che possono prendere spunto da una esperienza positiva, ma anche quella di dire in effetti ma basta poco, perché i luoghi sono gli stessi, cioè io ho visto solo una carrellata, i luoghi che insomma voi avete illuminato sono gli stessi che esistono da sempre, però sono stati illuminati e attraverso la luce passano tutta una serie di altre cose, il che vuol dire anche che magari bisogna spingere alle volte tra le istituzioni, le realtà imprenditoriali, per dire no, facciamo, proviamo, scommettiamo, perché magari spesso immagino che gli stessi, proprio i più piccoli borghi, i più piccoli patrimoni siano anche, non dico reticenti, ma insomma poi un po' disillusi all'idea che posso creare impresa, posso fare, e insomma a questo poi si aggiunge il discorso, credo, dell'imprenditoria femminile, che si porta dietro, come abbiamo detto fin dall'inizio, insomma, a altri oggettivi problemi che portano alla reticenza, al passo indietro, piuttosto che insomma al fare, ecco. Quindi insomma penso che insomma, sia interessante mettere in moto la testa. Michela, hai centrato l'obiettivo. Sei arrivata da poco Como, la conoscerai presto, ritorna, però hai capito esattamente quali sono i problemi. Io devo dire che ho la fortuna di lavorare anche con dei sindaci veramente lungimiranti, perché quando abbiamo fatto la prima crociera sul lago,
a Natale, qui abbiamo un sindaco di Brienno, a Brienno devi andare a vedere quando saranno pronti i labirinti di Brienno. Non li conoscono nemmeno qua, pochissimi li conoscono, ma se tu entri in questa atmosfera, in questo borgo bellissimo proprio sul lago, capisci esattamente qual è il valore che abbiamo, il tesoro che abbiamo. Abbiamo una miniera d'oro e non siamo capaci di sfruttarla. Allora, questo secondo me è importante, importante. Rasella si è impegnato perché lui è un imprenditore turistico. Loro hanno una zona bellissima, anche l'entroterra. Ecco perché dobbiamo non fermarci sostanzialmente solo ed esclusivamente alle rive del lago, ma incominciare ad entrare. Adesso Bellagio, nel prossimo le Christmas Light, comincerà a illuminare le piazze interne al villaggio, al suo villaggio. Quindi creiamo proprio un tour, creiamo proprio un'attrattività che non è solamente il vedere il lago dal lago, ma anche scendere a terra. Scendere a terra e andare a portare veramente risorse a chi lavora e farli lavorare d'inverno. Quando il primo anno che siamo partiti, Giuseppe, tu te lo ricordi, sul lago erano aperti due alberghi. Alla fine del primo anno eravamo già a 12, il secondo anno erano 18. Quindi vuol dire che comunque si deve lavorare su questa cosa. Loro lo sanno benissimo, lui è il rappresentante della Camera di Commercio che ci sta dando una mano, e Cavadini era presente in provincia, per quanto riguarda la provincia, abbiamo creato dei contatti veramente importanti. Crediamoci, chi ama il lago di Como, chi ama la città di Como e gli vuole bene e lavora per quello, sicuramente i risultati li porta a casa. Grazie. Grazie. Io ora passo a un altro pezzo della storia, sicuramente di questo territorio, che immagino a voi, come dire, è stranoto, e non solo a voi, però nel senso qui si gioca in casa, ma è un pezzo di storia dell'imprenditoria, è un pezzo di estrema bellezza, e introduco Bianca Passera, della presidente di Ilario Hotels. Credo che sia una ottima occasione per appunto parlare di governance al femminile, da chi lo fa, e soprattutto perché la vostra storia racconta soprattutto la bellezza, la bellezza non solo dell'esterno ma anche di quello che avete costruito, quindi è un esempio molto particolare, quindi le do la parola subito. Grazie intanto per questa presentazione, perché si è presentata come un pezzo di storia di Como, del Credo. Nostro territorio. Se non ho letto male, è veramente una cosa bella spessa, insomma, ecco, e spero di essere anche all'altezza di questo. Infatti mi avete invitato, e Rosy mi ha invitato, perché lei deve portare la sua esperienza in questo ambito, no? Di leadership femminile, di presenza femminile, di imprenditoria, eccetera. La mia esperienza è, diciamo così, sono cresciuta con il mio curriculum, ha messo insieme tante esperienze, e sono tornata a Como nel 2013 per una... prendo questa? No, questo va bene? Sì, mi sentite? Quindi il mio curriculum, se volete... si compone di più esperienze, e la mia storia evidentemente nasce come Ilario Hotel. Io sono entrata a lavorare in Ilario Hotel, ho preso la presidenza di Ilario Hotel solo negli ultimi 10 anni. La storia, Ilario Hotel ha una storia di famiglia dove le donne sono sempre state molto rappresentate. Cioè, noi abbiamo la nostra storia è iniziata da mio nonno e da mia nonna, che insieme, loro due, hanno iniziato nei primissimi del Novecento con il ristorante sui battelli. Ora, se immaginate cosa voleva dire per una donna lavorare col proprio marito ai tempi là, in un ambiente come questo, come la ristorazione, non è che era proprio... E dalla ristorazione poi sono passate agli alberghi, non era proprio automatico. La mia nonna è sempre stata in albergo, ha vissuto in albergo, dava un'impronta all'albergo. Certo che sulla carta era mio nonno, perché mio nonno me l'ha sempre descritto anche come un personaggio abbastanza autorevole, autoritario anche, ma la mia nonna ha dato un'impronta,
questo lo sentivo da personale, da persone che già prima noi andavamo a trovarla in albergo, ha dato un'impronta fortissima, sia a San Gottardo che a Villa Flori. Quindi la mia storia deriva da lì. Okay? Poi che io abbia fatto cose prima fa sì che sia cresciuta come tono di voce, se vuole, come tono di voce, come, no? Come stare, per stare su, dal punto di vista carriera, stare sui miei piedi. Il turismo è più fortunato di altri settori, probabilmente, nel senso che ci sono donne che lavorano, però è abbastanza impressionante pensare che solo una su cinque, scusi, una su dieci è un manager donna. È una roba abbastanza impressionante. Questo, cosa vuol dire? Cosa dobbiamo fare? Allora, noi... appunto, come dicevo, è una storia dove le donne hanno sempre fatto molto parte. Noi abbiamo manager donne, abbiamo, sono presidente, sono donna, abbiamo giovani, perché poi il tema donne molto spesso si mischia anche, no? Con il tema giovani, anche giovani donne. E la parità di genere è fondamentale. Tanto fondamentale che noi siamo diventati da qualche mese società benefit e una delle finalità di beneficio comune è proprio quella di garantire parità di genere, di trattamento, merito con il merito anche, e una parità di genere anche nella negli organi rappresentativi, cioè noi anche nel nostro organo dei sindaci, dei revisori, è garantita una parità di genere, che non vuol dire che debbano essere due donne e un uomo, vuol dire che uomini e donne devono essere rappresentati equamente. Questo è un credo che in azienda da me proprio è acquisito, è una cosa che sta alla è proprio basica. Ora, perché pensiamo questo? Perché vuol dire... Valorizzare le donne, valorizzare la parità di genere, che spesso poi sconfina anche con la diversità, è un modo, è un arricchimento, perché mischia le carte. Bravo. Ok? Mischia le carte in azienda, ma mischia le carte nei consigli d'amministrazione, perché sono visioni, non sono né peggio né meglio né di più né di meno, sono visioni diverse. E credo che anche chi ha fatto esperimenti di consigli d'amministrazione, oramai lasciamo stare le quote rosa di cui molte donne, peraltro io per prima non ero per niente d'accordo, ma è l'unico modo, cioè non c'è un tubo da fare, okay? Non c'è niente da fare. Ma le quote rosa che stanno anche in ambito di sostenibilità valgono per le grandi aziende. Ovvio che le grandi aziende hanno rappresentatività adesso e non so neanche in che termini di meritocrazia, è ovvio, perché hanno i cannoni puntati, devono rispettare alcune cose. Ma noi in Italia, come si diceva, siamo aziende piccole, medie, di tradizione, dove lì bisogna fare, tanto anche bisogna fare. E cosa bisogna fare? Io... Entriamo nell'ambito l'ambito della sostenibilità, che è una sostenibilità sociale, perché poi anche qua va tutto, no? Va molto anche a ondate. Ma parità di genere, dignità di lavoro. Il lavoro dà dignità e dà ruolo anche, e dà ruolo anche le donne. Allora, come si fa per far sì che le donne entrino, abbiano voglia di lavorare? Perché poi devi avere anche una sicurezza di carriera. Devi assicurarti che se tu entri sei competente, hai studiato, ti sei fatta una bella esperienza, siano carriere dove tu puoi scalare. Quindi, uno, che guadagni, che hai una parità di stipendio, che hai una parità di formazione. Perché l'altra cosa è che così come si cresce e ci sono formazioni per i maschi, perché stanno, o per diciamo la presenza maschile, perché sta in azienda, deve esserci anche per le donne. Quindi questi sono tre requisiti. Dopodiché, come? Allora, forse se un'azienda, società benefit, piuttosto che un rispetto di quote di genere, forse... Anche la finanza può fare qualcosa.
forse anche la finanza può dire, una banca, piuttosto che io do soldi, do il mutuo, preferisco darli a chi? Alle aziende realmente sostenibili. E quali sono le aziende sostenibili? Non, che non sono solo, certo, magnifico la sostenibilità ambientale, energetica, ma sono anche quelle aziende che rispettano una sostenibilità sociale. E dentro la sostenibilità sociale c'è l'equità e la parità di genere, per esempio. E la finanza, siccome voi tutti mi insegnate che alla fine quelli che danno i soldi possono, l'economia è quella che fa girare, purtroppo, cioè non entro nel merito della questione, ma la realtà questo è, forse anche la finanza può fare qualcosa. Così come dal punto di vista invece di imprenditoria, certo, ci sono parecchi, adesso anche col PNRR ci sono parecchi organi e diciamo così istituzioni, paraistituzioni eccetera che forniscono, no? Che danno, hanno programmi per sostenere piani femminili piuttosto che imprese femminili. Ecco, forse dentro lì di nuovo varrebbe la pena, perché me ne sono andata un po' a vedere, bisogna studiare per riuscire ad applicare queste cose. Cioè no, bisognerebbe fare forse un'app comune, semplicità di accesso, semplicità di comunicazione. La comunicazione, arrivo anche lì, secondo me è un altro aspetto molto importante, perché la comunicazione, i media hanno una responsabilità in questo, io credo molto. Lasciamo stare tutto quello giustamente che ho sentito prima di cultura, cioè è una lunga storia, però i media hanno una responsabilità di come proporre questo argomento, di come comunicarlo, e dall'altra parte credo che anche le aziende che fanno sostenibilità, che vanno dentro questo argomento, sia importante comunicarlo. Cioè le donne devono sapere, le donne, i giovani devono sapere quali sono i luoghi o i settori in cui possono investire a loro volta. E credo che un'azienda, se sta dentro questo mondo, si collochi anche per essere un'azienda innovativa. E se un'azienda innovativa attrae di più, attrae e forse è anche più capace di tenersi anche i talenti, perché è così, no? Se si sta bene si resta. Se si sta bene e soprattutto, e questo la dice anche tanto lunga sullo sviluppo che devono avere le risorse umane in un'azienda. La ricerca di risorse umane, quando io ero ragazza, era una cosa che veniva fatta veramente un po'. Adesso l'importanza di rendere un'azienda attrattiva anche per le donne e per quello che fa e come lo comunica, credo che sia un po' una cosa molto importante. Per cui comunicazione interna e esterna, comunicazione di concetti, di parità, di quello che succede, e penso anche che possa essere la comunicazione dell'azienda. Non è che io faccio comunicazione dicendo la Riotella è diventata una società benefit perché voglio compiacermi di questo. Credo che sia importante che si sappia, perché può creare, perché sono anche strumenti tutto sommato abbastanza recenti, no? Può creare discussione, può creare conoscenza, può creare esempio, poi ovviamente ognuno nelle sue finalità di beneficio comune mette quello che più gli assomiglia. Noi abbiamo inserito ciò che ci assomigliava, territorio, persone, siamo un'azienda di servizi, siamo un hotel, quindi le persone per noi sono particolarmente importanti. E siccome da noi ci sono uomini e donne, e le donne sono particolarmente importanti. Per cui, questo overall, credo che la leadership femminile sia da costruire, esattamente come si costruisce una leadership maschile. Cioè non è che, sì, forse i maschi sono un po' più fortunati antropologicamente, ce l'hanno già nel sangue, che da qualche parte, no? Le donne se la devono andare molto a conquistare.
se lei c'era un articolo che diceva per entrare in consiglio di amministrazione, e poi ci sono corsi per le donne che vogliono entrare in consiglio di amministrazione. Si è mai visto un maschio che studia per entrare in un consiglio di amministrazione? Mai. Cioè, adesso, però, senza eccetera eccetera, però la realtà, c'era qualcosa che era scritto che più prendi, promuovi parità di genere, promuovi diversità, più l'azienda è ricca, più l'azienda si tiene i suoi talenti, più l'azienda fa mercato. Ed era proprio scritto, cioè Mastercard, nel turismo ci sono fior di catene, c'è Accor che ha dichiarato che il 50% delle posizioni manageriali da qui in avanti dovrà essere donna, c'è Star Hotel che sta facendo dei programmi bellissimi per giovani donne che entrano per farla diventare una carriera, quindi si sta muovendo. E anch'io devo dire, mi piacerebbe adesso nel prossimo futuro immaginare, perché una carriera, perché poi il turismo ne parlano tutti, no? Il turismo è quello che crescerà, speriamo che non, cioè, adesso fermo restando la pandemia che c'è bastata, facciamo che torneremo alla vita, no? Come si dice, 2022, insomma cresce, allora... Mi piacerebbe che il turismo, poi il turismo sono tanti segmenti, ma mi piacerebbe che l'ospitalità fosse un po' un portabandiera del fatto di spingere questa competenza femminile nelle posizioni apicali. Mi permetto, come dire, facendo il mio mestiere, quindi quello di fare le domande, perché mi ha fatto pensare una cosa che, insomma, lei partiva dicendo questa... espressione parità di genere, soprattutto diciamo la presenza del femminile nelle aziende è un modo per mischiare le carte. E io insomma lo credo profondamente vero, come dicevo all'inizio, cioè non si tratta di rivendicare sempre un ruolo, una posizione, una leadership, si tratta prima di tutto, secondo me, di partire dalla realtà, riconoscere che la realtà è fatta di uomini e donne, e quindi se esistono e se abbiamo la possibilità di studiare piuttosto che di lavorare, piuttosto che di scegliere la nostra vita, è come, insomma, come diceva Mendels, cioè si è una questione quasi statistica, può toccare un uomo, può toccare una donna, è chiaro che fosse così facile, poi insomma appunto è l'accesso a... Le volevo chiedere una cosa, sulla base della sua esperienza quindi di azienda che, come ha detto, promuove questo, e quindi la diversità sì è un valore, però mi chiedevo quali sono, se sono stati riscontrati, i limiti di questo, cioè nel senso i limiti, le difficoltà, cioè l'obiettivo è la diversità perché probabilmente produce del benessere, ma oltre alle difficoltà, diciamo quelle oggettive della società che non sempre mette tutti nelle stesse condizioni, ci sono delle difficoltà che le riscontra anche come imprenditrice, cioè nel riuscire appunto a costruire questa leadership, altre che magari vengono anche dall'interno, non lo so, glielo chiedo. Guardi, la mia impressione è che le difficoltà La mia impressione è che le difficoltà le si riscontra con la mia generazione, ma le persone, i trentenni e i quarantenni, molto meno, molto meno. Quindi già siamo un pezzo avanti. Non dico che è una passeggiata, perché comunque questi sono vissuti comunque in famiglie, comunque con una cultura, però le difficoltà sono molto inferiori. Le difficoltà sono a volte che non c'è niente da fare, bisogna che accanto alle aziende ci siano le possibilità di supporto alle carriere femminili. Cioè questo fatto che la donna, il Covid l'ha chiaramente evidenziato, cioè non è possibile occuparsi della casa, occuparsi dei figli, occuparsi dei nonni, occuparsi dei vecchi, occuparsi dei malati, lavorare, far da mangiare, venire a casa, essere felici e andare anche avanti. Non è possibile. Cioè deve esserci un supporto accanto che faccia sì che una donna non si snaturi, perché poi dopodiché il rischio è di veramente prendere la lancia in resta e il primo che mi prende, che un po' mi fa girare le balle, lo uccido. Non è così, no. Cioè il rischio è quello lì, no? Sei col coltello tra i denti, ti prendo rasella lì davanti, se mi fa girare le balle lo uccido, capito? Quindi non è questo, ma la difficoltà importante è il supporto di
scuole, di asili, di il famoso congedo di maternità, che non è solo di maternità, sì, ma non 3 giorni di paternità, capito? Non 3 giorni, ma quello che deve essere. Cioè, ci devono essere dei supporti. Poter delegare, semplicemente, nel senso... Beh, insomma, poter dedicarsi a far sì che, insomma, i tuoi figli crescono in una scuola che fa sì che la scuola ti possa aiutare a stare a scuola fino alle 6, alle 4, alle 6 pomeriggio, piuttosto che cioè, cose che in altri paesi ci sono. Non è che stiamo parlando di scienza, anche qui è tutto lì da vedere, non è che stiamo parlando di cose sconosciute, per cui ci sono certi momenti, veramente, è tutto lì, così come anche il discorso di stamattina, i dati, il creare un hub comune, non di tante parrocchiette. Uno dice, ma come è possibile? È ovvio che deve essere così. Non è vero che è così ovvio, purtroppo. Quindi per noi donne, per le donne, ci deve essere qualcosa. Poi le dico... Le generazioni più giovani stanno cambiando perché c'è già più condivisione di ruoli. C'è un po' più di condivisione di ruoli, ma è indubbio che dobbiamo immaginarci di dare una mano, come le dicevo, perché noi possiamo dare una mano, possiamo essere felici se in Lario Hotel nascono 3 bambini in un anno e andiamo avanti e facciamo... Cioè, e anzi... E sicuramente c'è la sedia della persona che fa il bambino, quando ritornerà la troverà lì, ma molte altre aziende mica tanto. E soprattutto, ecco, la cosa che fa dispiacere è che poi siano le donne per prime a gettare la spugna. Per cui, se sanno che c'è reale possibilità di crescita, io credo questo, se si sa che c'è reale possibilità di crescita, reale parità di stipendio, reale qualità di formazione, secondo me tieni duro, cioè tieni duro come può tenere duro un maschio con un po' di carico di più dei figli, cioè quello che, però tieni duro, se no a un certo punto, ed è un dispiacere, per me è quello veramente un dispiacere, perché vuol dire buttare via un pezzetto di crescita. La crescita vai e poi cosa fai? La butti via? Che spreco totale, ma per tutti, per tutta l'economia, cioè per tutti. Grazie. Grazie a te. Credo che siano lì. E lei sono... No, perché sono abbastanza mimetici. Eccoli, sì, brava, esatto, perché no, perché ho visto il momento in cui sono caduti. Eccoci. Allora, io avrei dovuto dare la parola a Roberto Guerra, presidente della scuola Maurizio Panti, che però per motivi di salute non c'è. E quindi, a parte abbiamo un'altra voce poi che ci parlerà esattamente dello stesso istituto, ma ora do la parola a Patrizia Battilani, docente dell'Università di Bologna. Tanto. Eccoci qua. Bene, buon pomeriggio a tutti. Spero di non... incentivarvi alla pennichella pomeridiana, visto che sono le 5 del pomeriggio. No. E se abbiamo resistito finora, possiamo andare avanti. Assolutamente. Allora, io non vi parlerò di Como, faccio proprio l'ospite straniero. Sparigliamo. Che arriva, sparigliamo. E, vi parlerò però di donne imprenditrici, e dicendovi anche qualcosa che forse non vi aspettate, immagino. Per fare segno di passare alla slide successiva, oppure io... Eccolo qua, l'ho visto, l'ho visto. Allora. Faccia destra, sinistra, va avanti e indietro. Perfetto. Perché? Perché in realtà, come è stato detto anche prima, questo qui del turismo è un settore anche abbastanza fortunato per le donne.
perché è un settore che ha storicamente una forte presenza femminile, ma non solo nei livelli bassi, cioè è un settore in cui storicamente abbiamo avuto tantissime donne imprenditrici. E per farvi un po' vedere la continuità, poi vi faccio vedere anche qualche dato storico, li ho presi anch'io dalla Camera di Commercio, ma non me li ha potuti spoilerare la collega come ha fatto con lei, perché essendo storici lei non sapeva che c'erano. E parto da queste due signore. La prima che vedete è... Deve usare questo. La prima che vedete è Emma Ellen Steiner. È una signora che è cresciuta in Val Pusteria. In Tirolo è un monumento, questa signora. Mi piace anche dare questa immagine, farvela vedere, perché se io vi avessi fatto vedere questa foto... chiedendovi che aggettivi gli avreste collegato, nessuno mi avrebbe detto modernità, innovazione, perché abbiamo anche noi degli stereotipi sulla modernità e l'innovazione, e mi avreste detto è proprio una donna antica. Invece questa signora che nasce nel 1817 è una grande innovatrice, però non è innovatrice da sola, perché perché un ruolo importante ce l'ha la madre, che gestiva un'osteria e forma le sue figlie a gestire locande e osterie, ma è ben consapevole che non basta la trasmissione familiare, e quindi la figlia viene mandata a studiare dalle Orsoline, ma non solo, perché impari una buona cucina, viene mandata a fare dei tirocini in un albergo di lusso a Salisburgo. Quindi c'è un percorso di formazione tutto deciso dalla madre, che ha 6 figli e tutti li indirizza con un percorso di formazione, comprese le figlie femmine, e che è molto importante. Bene, questa signora poi fa la sua vita, si sposa, dei figli, e apre il suo albergo, poi lo cambia, ma diventa un riferimento fondamentale per gli albergatori della zona di tra Bressanone e Merano. Perché questa donna è interessante? Perché questa donna a un certo punto, quando comincia ad essere anziana, riceve anche dei riconoscimenti pubblici. E qui entriamo nel mondo della diversità. Perché? Perché in realtà di donne albergatrici ce n'erano tante altre. Ciò che lei ha di eccezionale è che riesce a avere anche un'immagine pubblica. Invece molte donne che lavorano e fanno le imprenditrici nel settore alberghiero non ce l'avranno questa immagine pubblica. Lei riceve anche la croce d'onore da parte dell'imperatore. E a Bressanone c'è una scuola, oggi la scuola alberghiera di Bressanone è intitolata a lei. Quindi un riferimento. L'altra foto che vi ho messo è solo fatta perché non volevo giocare fuori casa, ma potevo anche andare a fare qualche ricerca sul sito web degli alberghi di Como. È un'imprenditrice di un importante albergo di Riccione, e ho messo la sua foto perché lei ha messo la sua foto nella home page del suo albergo, è un 4 stelle, per segnare che cosa? Il suo stile di accoglienza. E quindi ha messo la sua immagine, come la signora Emma metteva in realtà la sua immagine nell'albergo, e generando anche delle leggende, insomma, arrivavano queste cartoline, Frau Emma, albergo Austria, e arrivavano in qualche modo a destinazione, perché Frau Emma era Frau Emma. Quindi... c'è una lunga storia di presenza femminile a livello imprenditoriale nel settore alberghiero, che è così forte che stupisce che noi non raccontiamo il settore alberghiero come un settore formato disegnato anche dalle donne. Tendenzialmente raccontiamo vicende diverse. Per darvi un'idea di come sia importante poi spesso passare dai profili importanti femminili a una visione di dati anche dal punto di vista storico, ti faccio vedere questa cosa che sembra un po' un quadro di Kandinsky, ma semplicemente per dirvi che cosa.
Qui siamo negli anni 20 e 30, sono anni importanti perché il 1919 è un anno che le donne dovrebbero incorniciare nel nostro paese. Sapete perché? Perché possiamo diventare imprenditrici e restarlo anche se ci sposiamo, non serve più il consenso maritale. Viene tolto nel 1919, è diciamo la ricompensa che il paese dà alle donne finita la guerra per avere sostituito gli uomini nei posti di lavoro considerati maschili durante la guerra quando gli uomini erano al fronte. Quindi diciamo le donne vengono ricompensate conquistando questo diritto. Frau Emma, la signora Emma di cui vi ho fatto vedere prima la foto, questo problema non ce l'aveva perché lei era sotto il regno austro-ungarico e sotto il regno austro-ungarico non c'era bisogno del consenso maritale per fare l'imprenditrice. Quindi quando queste regioni, anche la Lombardia stessa, entrano a far parte del Regno d'Italia, per le donne c'è un peggioramento dal punto di vista della posizione imprenditoriale. Quindi quello che succede è che poi negli anni 20 e 30, quando questo diritto avviene, nei settori in cui c'è uno spazio, noi vediamo la comparsa di tantissime donne imprenditrici che prendono la titolarità della loro impresa e sono donne sposate, quindi possono diciamo guidare l'impresa familiare. Poi le dinamiche che emergono all'interno della famiglia sono le più svariate. Noi abbiamo fatto tantissime interviste, insomma adesso su questo non vi voglio tediare più di tanto, però quello che vi voglio far vedere è che prendendo due province con una storia turistica molto diversa, le prendiamo negli anni 20 e negli anni 30, qui vedete l'andamento, quello che in media viene fuori è che le nuove imprese del settore alberghiero, al 55% nella provincia di Rimini e al 46% nella regione, quella che oggi è la regione Umbria, erano intitolate a donne. Cioè la titolarità della ditta era delle donne. Questo è proprio un equilibrio di genere. Non siamo neanche nel novero dei di quei settori che vengono chiamati femminili, perché ci sono solo donne che lavorano. No, no, è proprio un settore caratterizzato da questo. E questo equilibrio rimane anche nel periodo dell'esplosione del turismo di massa. Di nuovo seguiamo queste due province e di nuovo vediamo una grandissima titolarità femminile, e anzi un aumento della titolarità femminile, siamo attorno al 64-66%. No, non vi do altri dati, adesso proviamo a ragionarci invece un po' insieme. Allora, l'elemento interessante è che questo è un settore che ha conosciuto storicamente una forte presenza di imprenditrici donne. Quindi la domanda è perché non lo sappiamo e perché non conosciamo le loro storie. Lo spazio pubblico è stato occupato dagli imprenditori uomini. Tant'è che non abbiamo memoria della così grande diffusa presenza di donne. E l'altro elemento è il fatto che i due periodi storici che vi ho fatto vedere e soprattutto la provincia di Rimini, che è quella che registra il tasso di crescita di imprese più forte in quel periodo, sono caratterizzati da un'importante svolta che è il passaggio progressivo verso il turismo di massa, dal turismo di elite al turismo di massa. Allora, che cosa ci interessa? Perché ci interessa questo passaggio? Perché lì c'è una trasformazione tecnologica e organizzativa, c'è lo spazio per l'ingresso di nuove imprese, quindi chi ha la visione può entrare e va a disegnare un'impresa nuova. C'è uno spazio sul mercato che le donne riescono ad occupare e fanno impresa, e spesso all'interno delle loro dinamiche familiari, ma c'è uno spazio nuovo e viene occupato. E quindi il mercato e le opportunità che il mercato dà
sono qualcosa di positivo per le donne, perché apre i percorsi imprenditoriali. Questi sono dati sulle famose piccole imprese. E, invece, se noi andiamo a vedere le grandi imprese alberghiere, quelle che sono sotto forma di SPA in quegli anni, troviamo consigli di amministrazione esclusivamente maschili. Non troviamo una presenza di donne nelle grandi imprese alberghiere. Allora, è mancata una formazione, ecco, mi collego a quello che diceva prima, perché non c'erano i corsi per formare. No, perché dove c'è un meccanismo di cooptazione gli uomini sceglievano gli uomini. Quindi noi possiamo far fare tutti i corsi di formazione al mondo che vogliamo, ma dove c'è la cooptazione le donne entrano se chi ha il potere le fa entrare. Lì era un potere maschile che non le faceva entrare. Quindi il mercato è un ambiente molto più democratico e accogliente per le donne di quanto lo sia la gerarchia manageriale. Questo è evidente, perché lì c'è un meccanismo di cooptazione. Tant'è che alcune delle storie imprenditoriali che abbiamo ricostruito e che ci hanno raccontato andavano proprio in questa direzione, di donne con un'esperienza importante in alberghi di lusso che a un certo punto uscivano, creavano la propria impresa, il proprio albergo, perché la loro carriera nell'albergo di lusso aveva toccato il famoso tetto di vetro, nel senso che il passaggio di carriera era in realtà sempre costruito attorno ai colleghi uomini. Quindi la prima considerazione importante che possiamo fare, che si riallaccia anche al discorso delle microimprese, perché ci sono così tante donne, perché le microimprese sono un pochino più, nelle microimprese troviamo più donne che uomini, perché lì ci sono meno ostacoli, perché comunque il mercato è più aperto rispetto alle gerarchie dove vige un principio di cooptazione. E l'altra cosa che vorrei mettere in evidenza riguarda il rapporto fra famiglia e settore dell'accoglienza. Allora, c'è un lato della tematica che riguarda il fatto che si sono molto spesso delle imprese familiari, dove quindi si va a definire anche una divisione di ruolo fra marito e moglie, ma in molte imprese questa divisione di ruolo è fra fratello e sorella, oppure fra genitori e figli nella fase in cui se non altro lavorano insieme. Però io invece vi vorrei portare l'attenzione su un altro elemento, perché questo altro elemento ci è utile anche per capire quali sono stati i percorsi di formazione che storicamente si sono affermati nel settore alberghiero, che è il rapporto fra i modelli organizzativi dell'albergo e i modelli organizzativi della famiglia. Perché questo è un altro tema che nel presente noi decliniamo nell'ottica che appunto ci raccontava l'imprenditrice che mi ha preceduto. Cioè, finché non andiamo a modificare il modello familiare e costruiamo i servizi per la crescita dei figli, nella divisione, nel modello tradizionale, poi la donna rappresenta l'anello debole. Bene, nel settore alberghiero il legame fra il modello familiare e l'albergo passa però anche attraverso un altro canale, che è proprio il canale attraverso il quale si formano i modelli di organizzazione che negli alberghi vengono adottati. Gli alberghi di lusso, come tutti sapete, insomma, si formano nell'Ottocento. Questi grandi alberghi nel centro delle città, che danno proprio il tono alla città, sono un'invenzione dell'Ottocento. Sono alberghi di lusso che hanno un rapporto uno a uno fra il numero di clienti e il numero degli addetti, quindi c'è una elargizione di servizi estrema.
Questi alberghi utilizzano i modelli organizzativi delle famiglie, della servitù delle famiglie aristocratiche. Sono proprio le stesse linee organizzative. Quindi abbiamo la linea dell'housekeeping, la linea della cucina e del servizio a tavola e la linea del maggiordomo. Ecco. Questi sono il modello della famiglia aristocratica e anche delle corti e viene portato dentro agli alberghi di lusso. Questo modello ha una divisione molto precisa di ruoli maschili e femminili. Quindi i cuochi sono uomini e l'housekeeping è femminile, perché così è nelle corti. E quello è il modello dell'albergo di lusso. Quando si afferma il turismo di massa e cominciano ad andare in vacanza la classe media e si afferma anche un'altra imprenditoria, il modello organizzativo che questi piccoli alberghi adottano è quello della famiglia borghese, con la donna che cucina e si occupa della casa e il marito che tiene i rapporti con l'esterno. Questo modello della famiglia viene trasportato molto spesso nel piccolo albergo familiare e dà una divisione dei ruoli. Che non significa che gli uomini contano di più rispetto alle donne, ce l'ha raccontato benissimo nel caso precedente, perché in realtà lì quello che conta è l'idea imprenditoriale, la visione strategica e la può avere il marito, la moglie, eccetera. Però la divisione dei compiti spesso parte da lì. È chiaro che poi, man mano che si diffonde l'imprenditoria alberghiera vera e propria, questi modelli cominciano a cambiare e nuovi modelli vengono elaborati dentro agli alberghi. Però questo è un settore che ha un legame molto forte, proprio in termini di definizione dei modelli organizzativi, con il funzionamento delle famiglie, del modello familiare. Ecco. Questo è un altro ambito su cui è interessante lavorare, perché ci rimanda anche al rapporto fra chi fornisce il servizio e chi lo riceve. Perché questi due modelli, il passaggio dall'albergo di lusso al modello borghese, è un passaggio che si ha grazie al fatto che cambia la clientela. E quindi il cambiamento della società, il cambiamento della clientela aiuta anche il rinnovamento dei modelli organizzativi degli alberghi. Bene, mi avvio alla conclusione perché vista l'ora, insomma, non voglio. Che cosa ci può aiutare? La storia d'impresa in che modo ci può aiutare a agire sul presente? Ci può aiutare a comprendere che, se non altro nel settore alberghiero, il vero tema di una immagine pubblica delle donne imprenditrici non forte è un problema spesso di immagine pubblica, perché invece abbiamo una storia che è molto costruita dalle donne nel settore turistico. L'altro elemento importante è il fatto che il mercato è stato storicamente più democratico del modello gerarchico e quindi la cosa su cui agire veramente sono i meccanismi di cooptazione. Per questo le quote rosa servono, perché vanno a modificare i meccanismi di cooptazione, che non sono democratici per definizione e che spesso sono guidati da stereotipi, e quindi è importante intervenire su quel fronte. L'altro elemento è che da sempre, anche la signora Emma, di cui vi ho parlato all'inizio, la presenza delle donne come imprenditrici è il frutto comunque di un percorso di formazione. Quindi per le donne imprenditrici la formazione è stata cruciale ed è la formazione che probabilmente ci aiuta anche a comprendere. Avete visto anche dei dati in precedenza, insomma, se andiamo verso livelli molto alti di formazione purtroppo perdiamo una parte di donne, è
a livello formativo che noi dobbiamo agire se vogliamo avere più donne imprenditrici. Ringrazio, mi sembra che si mischiano due aspetti. Allora, intanto scusate perché prima sbadatamente avevo segnato, ma non l'ho presentata. Io mi ero segnata alcune cose solo, come dire, per piccolo profilo. La professoressa Battilani ha diretto, lei mi corregga se sto sbagliando, ha diretto il Centro Studi Avanzati sul Turismo, il CAST, e si occupa di innovazione nel turismo, soprattutto culturale. Sì, sì. Ok, mi sembrava corretto come presentazione. mi sembrava, si evidenziavano due aspetti, la formazione ma anche la comunicazione. Alcune realtà esistono, appunto, a femminile, al maschile, realtà vincenti, realtà innovative, ma bisogna poi, un po' anche il segno dei nostri tempi, quello che non viene comunicato sembra che non esista, mentre poi esiste. E quindi o bisogna comunicarlo bene, insomma. Sì. Ma non solo ai nostri tempi, cioè nel senso che cambia il modo di fare comunicazione, cioè nell'ambito della storia si parla di immagine pubblica, di presenza sulla scena pubblica, e oggi noi questo lo decliniamo molto in termini di comunicazione, però il concetto è chi vediamo fuori. Le donne hanno dovuto conquistare la scena pubblica, ecco, su questo invece noi sappiamo storicamente che a partire dall'Ottocento le donne devono fare delle grandi battaglie per poter stare nella scena pubblica col consenso della società, ovviamente, no? Quindi dico una cosa molto banale pensando al turismo, cioè pensate quanti decenni ci sono volute perché le donne potessero prendere il sole in spiaggia. Col costume non si poteva fare nell'Ottocento, era una cosa vergognosa, e quindi anche quello è stare sulla scena pubblica, no? Occupare lo spazio pubblico in qualche modo. E ecco, quando ragioniamo sulla questione imprenditoriale ci sono varie scene pubbliche, pensate quello delle associazioni di categoria ad esempio, e ancora oggi c'è una grandissima diversità fra provincia e provincia in termini di presenza delle donne nel consiglio, come consigliere, diciamo, delle diverse associazioni degli albergatori. Io in relazione, insomma, alla ricerca che avevo fatto, ho controllato alcune province e dove esiste un'imprenditoria alberghiera più antica anche in termini di proprietà degli alberghi, perché il tema della proprietà del patrimonio è importante, come per esempio Roma e Firenze, la presenza delle donne come consigliere nell'associazione degli albergatori è bassissima, ma è così bassa che sono rimasta veramente fortemente stupita, perché comunque invece nella realtà riminese, ma anche quella dell'Umbria, immagino probabilmente anche qua, la presenza delle donne nel consiglio dell'associazione degli albergatori è molto forte, cioè a Rimini sono ormai 15 anni dove il presidente dell'associazione degli albergatori è una donna, per esempio. Ecco, anche quella è immagine pubblica, cioè la rappresentanza degli altri albergatori, anche questo è un fronte su cui è importante lavorare, è importante che le donne stiano, però è chiaro che per aggiungere al lavoro imprenditoriale anche quello della presenza negli organi nei corpi intermedi, insomma, nelle associazioni di categoria, lì davvero serve un supporto per l'organizzazione familiare molto molto grande. Ecco. Assolutamente, fondamentale. Va bene, la ringrazio molto. Allora, ci abbiamo verso un po' insomma la fine di questo dibattito, di questa sessione. Come detto, abbiamo una rappresentante della Scuola Superiore Lions Clubs, Maurizio Panti, la direttrice didattica Deborah Casoli. Grazie. Credo che sia utile, appunto, parlando di formazione, esatto. Credo che sia la persona giusta al termine di questa giornata.
Buon pomeriggio a tutti, anzi grazie intanto. E sono contenta di essere qua. Vi porto i saluti del presidente della nostra scuola superiore dei Lions Club, Maurizio Panti, che si chiama Roberto Guerra. Purtroppo non è potuto essere qua, ma saluta tutti e ringrazia e si complimenta per questa giornata che è stata veramente, adesso lo posso dire, insomma siamo alla fine, molto, molto bella, molto interessante e ricca di spunti. E lo dico da giovane, lo dico da donna e lo dico da imprenditrice, quindi insomma credo che possiamo chiudere questa giornata. E, ecco, innanzitutto permettetemi un ringraziamento a chi ha organizzato, a Rosy qui e tutti i Lions che vedo presenti, spero che ci siano anche i miei amici Leo, io faccio parte del Leo Club, quindi saluto tutti. E ci tengo a fare una premessa, a cui tengo veramente molto, prima ancora di addentrarmi tra le aule della scuola. E ci tengo a dire questo, che appunto sono una giovane donna e prima ancora di credere nelle capacità delle donne, che credo che siano esattamente tante quante quelle degli uomini, anche se credo che siano diverse, no? Per quello che dicevamo prima, credo nella meritorietà, che credo anche che sia molto diversa dalla meritocrazia. E su questo poi ritorno. E, bene, vi voglio parlare giusto due secondi della Scuola Superiore dei Lions Club Maurizio Panti. È una innanzitutto è un'attività di servizio, quindi è quello che noi Leo Lions chiamiamo un service permanente del distretto Lions 108A. E dal 2004 offriamo formazione, alta formazione in management, e con un obiettivo ben preciso, che è quella di aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro e a formarli affinché la conoscenza permei all'interno della società e attraverso l'entrata nell'interno della società crei ricchezza. E la ricchezza a sua volta poi viene ridistribuita all'interno della società attraverso il lavoro. Questo è l'obiettivo principale della scuola. Ci tengo, ecco, che venga specificata, che venga raccontata, perché credo sia importante, no? E se no abbiamo dato tanti numeri sui Lions, ecco, questo è un numero, più che altro è un'attività che credo sia molto preziosa. E quindi vi voglio raccontare, e ho il piacere di portarvi all'interno della nostra scuola, che è un osservatorio privilegiato di alta formazione in management alberghiere turistico. Allora, adesso non posso, come giovane ho detto, e poi non giro le slide. Ecco, queste sono alcune delle nostre lezioni. E la nostra sede è a Misano, Adriatico. E abbiamo formato dal 2012 314 manager con specializzazione appunto alberghiera e turistica. E siamo partiti nel 2011-2012 con il corso Tourism and Hotel Management, un corso che è stato elaborato per 9 edizioni dalla Scuola Superiore del Lions Club in collaborazione con le più prestigiose università italiane, e che con grandissimo onore alla decima edizione, quindi nell'anno 2020, è diventato un corso di formazione universitaria permanente realizzato dal Centro di Studi Avanzati sul Turismo, di cui oggi abbiamo potuto apprezzare due importantissimi contributi, e in collaborazione, in partnership con la nostra scuola e con altre università. E in questi 10 anni, no? Di alta formazione in management, ho il piacere di darvi il primo dato interessante. Abbiamo già visto delle statistiche, Camera di Commercio, ecco, questi sono dati nostri, ma il dato nostro è che le aule nostre hanno visto sempre la prevalenza di donne. Sui 314 manager che abbiamo formati in questi 10 anni, 189 erano donne, praticamente il 59,6%. Non solo il dato è interessante perché da appassionati di business, abbiamo visto oggi big data eccetera, abbiamo fatto sugli small data della nostra scuola delle analisi statistiche per vedere se effettivamente, vista la mia premessa, c'erano delle differenze sulla base del sesso significative che ci potevano raccontare qualcosa. Ecco, quello che
è emerso che non ci sono differenze sul lato dell'età, perché l'età media è 34 anni senza troppe differenze tra uomo e donna. Non ci sono differenze sulle regioni di provenienza, ovviamente 314 manager venivano da moltissime varie regioni d'Italia, dal Trentino fino alla Puglia, passando per il Molise, veramente varia come platea. Ovviamente i numeri non sono neanche altissimi, quindi poi su questo potremmo ragionarci, però ci sono differenze significative, e su questo il professor Guizzardi mi può aiutare, quando analizziamo il titolo di studio con cui questi aspiranti manager all'epoca dell'iscrizione si sono iscritti. Ovvero, le donne erano mediamente più formate rispetto agli uomini. Il 60% aveva un diploma, mentre le donne partivano già con un titolo di laurea triennale e poi magistrale. Non solo, differenze statisticamente significative anche quando analizziamo se sono occupati o meno e se all'interno del settore oppure no. Cioè, le donne che hanno partecipato ai nostri corsi, quelle 189 donne, erano per l'84,2% già operative all'interno del settore. E ricoprivano ruoli, quindi erano più in media, con una formazione più elevata, con una all'interno del settore, ma in posizione di dipendenza. E infatti vediamo che praticamente il 50% circa è titolare di aziende, uomini erano titolari del struttore alberghiere e donne no. Personalmente le spiegazioni che mi do sostanzialmente sono due, ma anche su questo poi ne possiamo parlare. Sicuramente il fatto che le donne, prima di eventualmente buttarsi in un'attività imprenditoriale per proprie anche caratteristiche diverse, eccetera, hanno il desiderio di sentirsi più solide anche da un punto di vista di competenze e di conoscenze, quindi fanno il corso e poi eventualmente si lanciano, e questo poi lo vediamo nelle storie. Ma anche il fatto che non si sentono abbastanza valorizzate nella posizione in cui sono, perché altrimenti non si iscriverebbero a un corso. E questo è molto interessante se poi arriviamo a analizzare quelle 189 storie. Abbiamo identificato tre pattern sostanzialmente di come arrivano i nostri corsi. C'è chi sostanzialmente era estranea al momento dell'iscrizione al settore turistico, quindi si iscrive a un corso di alta formazione perché appunto vuole capire le dinamiche. Poi c'è chi invece era nato, perché magari era figlio di albergatori o di imprenditori turistici, e si è allontanato per N motivi e attraverso il corso ci vuole ritornare. E poi c'è chi invece è cresciuto all'interno del settore e attraverso il corso vuole acquisire nuove competenze, nuove conoscenze, nuovi contatti, perché questa è una parte fondamentale anche dei corsi di formazione, che molto spesso non viene citata, e quindi per evolversi all'interno del settore. Ecco, ho raccolto e vi voglio raccontare tre storie che ritengo interessanti per tre motivi, soprattutto quando parliamo, come oggi in questa giornata bellissima, del futuro del turismo. E perché secondo me lanciano tre messaggi. Ho visto che all'interno di questa sala ci sono innanzitutto delle ragazze, e su questo giovani, e questo credo sia bellissimo quando parliamo di turismo, e vedo che sono rimasti e sono sopravvissuti anche degli uomini, quindi dopo questa sessione, quindi sono ancora più contenta. E voglio partire da questa storia. La storia è di Eleonora Tanelli. Eleonora Tanelli è una delle ragazze che appartiene al gruppo 1, tra virgolette, se vogliamo dirla così, nel senso che si iscrive al nostro corso 3 anni fa e era completamente estranea al settore turistico. Si era appena iscritta all'albo degli architetti, aveva studiato architettura, e si iscrive quando decide, dopo un invito di suo nonno, che aveva delle strutture alberghiere date in gestione, di prendere una di queste strutture alberghiere da gestire. E ha chiesto l'aiuto al fratello.
In quel momento Eleonora stava ristrutturando una palazzina che si trova proprio di fronte all'albergo, e però ovviamente non aveva le competenze, no, per farlo, quindi si iscrive al nostro corso. È iniziato nel novembre 2018. Finisce il corso, Eleonora fa delle scelte strategiche molto importanti. Prima tra tutte cambia il trattamento offerto. L'albergo era un classico albergo in cui si offriva il trattamento pensione completa, decide di cambiare completamente target e quindi di fare il classico bed and breakfast, e apporta, e qui la prima, il primo messaggio che voglio lanciare, apporta delle attenzioni, diciamo così, low cost, cioè vediamo dei quadretti, vediamo delle scritte, niente di esorbitante, no? Però qui il primo messaggio, cioè la cura che noi donne mettiamo e possiamo mettere all'interno delle aziende. E quindi cambia l'hotel Alba in Alba Bed and Breakfast e inserisce del suo all'interno delle camere, che non potevano essere completamente ristrutturate per n ragioni. La prima stagione va molto bene, tanto che decide l'anno successivo di gestire lei col fratello i 6 appartamenti che aveva precedentemente ristrutturato. Quindi gestisce sia l'hotel che gli appartamenti. Non solo, nell'anno 2000, nella stagione appena conclusa, prende in gestione un altro albergo della famiglia, e cioè ovviamente pagando gli affitti, non è che lo fa, e decidono di gestire una terza struttura, che è l'Hotel Berlino, sempre di Cattolica, per un totale di 200 camere e per un tasso di occupazione registrato all'intorno al 90% nelle 3 stagioni. Ecco, perché credo che questa sia la prima storia interessante? La cura. Cioè, il fatto di avere delle competenze specifiche, come quelle di un architetto, che non è che ha buttato giù l'albergo e dal niente l'ha rifatto, non possiamo pensare di poterlo fare in 2 secondi, no? Neanche se sei un architetto, ma neanche non lo puoi fare. E però subito, tempestivamente, metterci del proprio. Credo che questo sia molto importante. Non solo. Un'altra storia molto bella che ci tengo a condividere con voi è la dottoressa Loredana Ceccarelli. La dottoressa Loredana Ceccarelli è titolare oggi dell'Hotel delle Nazioni di Pesaro, un hotel sul lungomare, che è un hotel costruito negli anni 70 dai suoi genitori. Loredana nasce in quell'hotel, ma esce dal settore perché inizia a studiare medicina con specializzazione in ginecologia e ostetricia. Fa quella professione, svolge quella professione fino al 2014-2015, quando poi decide di rientrare completamente, dedicarsi esclusivamente all'hotel. Ed è esattamente da 6 anni che fa corsi, che fa formazione per le strutture alberghiere e soprattutto che ristruttura quell'albergo. E lo ristruttura, che l'altro ieri ci sono passata davanti, c'erano ancora le impalcature, ho detto scusami, ma adesso cosa stai facendo? E stava cambiando tutti i dirimpetti perché voleva mettere tutti i materiali ecosostenibili. E la storia di Loredana, credo che, almeno a me, dice 2 cose importanti. La prima cosa importante è la passione con cui oggi le gestisce quella struttura, che è la stessa che avevano i suoi genitori, ma che appunto si è resa conto, come ci dobbiamo rendere conto tutti noi, e qui mi metto nel mezzo, perché poi vi racconto la mia storia, ma mi metto nel mezzo, che la passione non basta più. Cioè, noi potremmo essere, o chi magari ci segue qui, qualcuno di noi magari riceverà in eredità qualche struttura, ma quelle strutture non vanno avanti se siamo simpatici, non vanno avanti se abbiamo... devono essere rinnovate, devono essere innovate, perché il turismo sta cambiando. E noi possiamo parlare di big data, possiamo parlare di quello che vogliamo, ma se poi arrivano e c'è una catapecchia, la catapecchia rimane. Cioè, vengono una volta e poi non vengono più, perché poi ci sono anche le recensioni legate ai big data. Quindi, di base, su questo dobbiamo essere molto... cioè, dobbiamo rifletterci, ecco, non è una mucca da mungere l'albergo, come una volta si pensava, ma è un investimento da fare, secondo me almeno, questa è la mia visione personale. In secondo luogo, la storia di Loredana è una storia importante, perché secondo me racconta come, provenendo da un settore completamente diverso, ma facendo una professione di
un'esperienza di alto livello come quello medico, però ci insegna il fatto di che il valore dell'impegno, il valore della formazione continua, il valore dello studiare per fare una determinata professione, anche nel settore turistico, che sembra il più facile da fare, perché purtroppo questo è il messaggio che passa, ma non è così, deve esserci, ci deve essere l'impegno, ci deve essere l'aggiornamento, ci deve essere, perché altrimenti non andiamo avanti, non progrediamo, non facciamo il turismo 2.0, ma rimaniamo sempre fermi lì. E un'altra cosa, anche perché una cosa che non ho detto, è che Loredana ha partecipato al nostro corso insieme a una sua dipendente, Michela. E quindi anche qui il valore del fatto che, ok, la formazione, ma non solo la formazione su se stessi, ma investire anche sui collaboratori, che anche questo è un altro tema importante quando si parla di formazione. La terza storia è la storia di Lucia Giovannelli, e anche lei ha partecipato ai nostri corsi qualche anno fa, e l'ho chiamato un sogno diventato realtà, perché Lucia si laurea in economia del turismo all'Università di Bologna nel 2002, e ha sempre fatto tantissima formazione e dal 2002 lavora nel settore turistico come dipendente, e si iscrive al nostro corso con un'idea che al momento era solo un'idea, perché non aveva la location in cui realizzarla e non aveva neanche il finanziamento da cui partire. Si iscrive al nostro corso e nel frattempo individua la location. Lucia voleva realizzare una bubble room, no? Che potesse integrarsi perfettamente con il territorio delle Marche, perché era il suo territorio, ma che garantisse privacy, esclusività, e voleva proprio che fosse un qualcosa di una vera chicca. Individua questa realtà a Corinaldo, a 15 km da Senigallia, e nei terreni di Sonia, che è la ragazza con i capelli neri, e che oggi è la sua attuale socia. Durante il corso Lucia conosce il professor Alberto Rossi, che è un nostro docente esperto in finanziamenti sia normali, insomma, sia innovativi, e che ha affiancato Lucia sia nella fase di acquisizione dei fonti di finanziamento, sia nella parte burocratica, procedurale, che è stata in questo caso lunghissima. Ma ecco la storia di Lucia che cosa ci racconta. La storia di Lucia ci racconta che le donne non si arrendono, e nonostante la sua veramente era un sogno che mettere una bubble room all'interno di un bosco, di un vigneto, è stato da un punto di vista burocratico una sfida lunghissima, ma ce l'ha fatta, tanto che il 27 maggio 2021 abbiamo ricevuto il messaggio in cui ci invitava all'inaugurazione delle Marche tra le stelle, e oggi ha chiuso la stagione con il 95% di occupazione nella prima stagione. Quindi ecco, da Lucia, ma almeno io voglio ereditare, diciamo così, la dedizione, la passione, ma soprattutto la determinazione con cui ha fatto sì che il suo sogno sia diventato poi oggi realtà. Infine mi hanno chiesto di condividere con voi la mia storia. E quindi scusate, ma se faccio più fatica, però va bene. Allora, io nasco all'interno di un ristorante dei miei genitori, e credo che la mia storia sia la capitalizzazione delle tante esperienze che ho fatto da quando da piccolissima ho fatto cadere i miei primi bicchieri in mezzo a tutta la sala per Capodanno, perché mi divertivo, no? Andare a sparecchiare, ma anche le tantissime informazioni che ho sempre desiderato acquisire. Ho iniziato a far formazione in ambito turistico per un motivo, perché mio padre, quando avevo 19 anni, mi ha detto: senti Deborah, un inquilino vuole lasciare un hotel, cosa vogliamo fare? Lo vogliamo prendere? Mi aiuti? Hai 19 anni, ormai non sei più una ragazzina, cosa vuoi fare? Vabbè, proviamo, io mi sono sempre buttata, va bene. Solo che gli ho detto: babbo, ma te l'hai mai gestito un hotel? No. Io? No. E quindi ho detto: babbo, cosa facciamo io e te? E io ero appena iscritta alla laurea in economia del turismo dell'Università di Bologna. E abbiamo per caso visto un cartellone dove c'era la pubblicità del corso Tourism and Hotel Management della scuola Panti, e mi sono iscritta a quel corso, ma vi assicuro che io potevo prendere 4 lauree, ma a 19 anni, se non avessi avuto
quel corso di 80 ore che mi dava le competenze, che mi ha portato gli esperti, che mi ha portato i professori universitari che poi rincontravo in aula, ma non avrei mai avuto il coraggio di mettermi lì dietro la reception a fare le strategie di marketing, perché è da 10 anni che lavoriamo con, non erano proprio big data, però lavoriamo su quelle in ottica data driven per riempire l'albergo che fino a quel momento era chiuso. E però dall'altra parte, quindi mi sono laureata in economia del turismo, mi sono laureata magistrale in amministrazione e gestione di impresa a Rimini, sempre dell'Università di Bologna, in una laurea che si chiama Service Management. Poi ho fatto un master, un executive course in LUIS che si chiama Hotel Marketing Sales and Revenue Management. Insomma, quando potevo io prendevo e studiavo. Solo che poi ti accorgi a un certo punto che le teorie sono bellissime, i casi studio sono stupendi, però ogni struttura, come insomma l'abbiamo detto anche oggi, ha le sue peculiarità, quindi non è che tutte le strategie vanno bene per la tua struttura. Però sentivo di avere tante cose che potevo dare, tante nozioni però che volevo imparare e soprattutto volevo stare in mezzo agli imprenditori. E quindi è per questo che ho iniziato a insegnare. Mi sono buttata, ho detto ma io voglio venire, posso venire a fare questo corso? Quelli mi hanno guardato, mi hanno detto vabbè prova, mi è andato l'ultima ora dell'ultimo giorno, però effettivamente da lì è iniziato tutto quanto. E da lì è iniziato poi tutta la parte della ricerca. Ho partecipato in diversi progetti, ma soprattutto ho partecipato, e qui lo voglio citare perché anche qui si parla di turismo del futuro e secondo me qui c'è una componente del futuro. Ho partecipato ad un progetto che si chiamava Mototurismo del Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell'Università, sul mototurismo, e quindi su quando, no? I turisti viaggiano in moto, che è una forma di turismo, una nicchia, ma una nicchia alto spendente, crescente come flussi. E soprattutto, guarda un po' perché stiamo parlando di quello, sempre più donne altospendenti e sempre più donne fanno mototurismo. Quindi vi invito, chi vuole, a iniziare a appuntarsi questi fenomeni, perché secondo me avremo delle interessanti incipit. Infine, vengo al lato imprenditoriale e mi avvio verso le conclusioni. Proprio stando in mezzo agli studenti, stando in mezzo agli imprenditori, mi sono resa conto che ho sentito il bisogno a un certo punto di fondare nel 2018 il Brandici Consulting, strategie, marketing e formazione per il turismo. Perché? Perché mi sono resa conto che facendo formazione effettivamente si instilla nelle persone, negli imprenditori, il problema, viene creato il problema o comunque il bisogno del fare qualcosa, però poi se si parla e basta e se non si aiuta effettivamente poi a mettere in piedi quello che tu gli racconti, a un certo punto magari si perde, no? Magari capiscono che lo devono fare e poi non trovano qualcuno con cui realizzarlo. Allora quello che faccio oggi è di parlare con l'imprenditore, capire effettivamente qual è la sua esigenza, poi non faccio altro che avviare i miei collaboratori alla risoluzione del problema o a quello che insomma deve essere fatto, e i miei collaboratori, guarda caso, sono proprio quelli che erano i miei studenti, quelli che sono i miei colleghi, e insieme arriviamo a fare in modo che gli imprenditori, in questo caso gli albergatori, riescano a essere più sensibili, più formati e più sostenibili, anche nell'ottica di sostenibilità sociale di cui parlavamo prima. E il metodo Hotel Innovativi e Ospiti al Centro ha proprio questo obiettivo, quello di aiutare gli albergatori nella fase di rinnovamento, soprattutto di trasformazione digitale, sociale e sostenibile, soprattutto umana, delle strutture alberghiere. Mi avvio ai ringraziamenti dicendo una cosa. Mi faccio un augurio, vi condivido il mio augurio e la mia speranza soprattutto. Il primo è da direttrice didattica. Io mi auguro, ad oggi le nostre classi, il titolo di questa sessione, che l'ho chiamato, no? La formazione è la strada per l'innovazione nel turismo, le classi sono rosa, era anche una provocazione. E io spero vivamente che le classi siano sempre omogenee, perché
credo fortemente che l'integrazione all'interno delle aule sia fondamentale, l'integrazione non solo tra uomo e donna, ma l'integrazione tra giovani e persone più grandi, l'integrazione tra persone che hanno un ruolo dirigenziale e i ragazzi, perché comunque c'è sempre da imparare a qualsiasi livello e nonostante a volte la presunzione c'è sempre da imparare. Primo, come giovane donna spero che vivamente che per il futuro del turismo, ma soprattutto del nostro futuro, ci sia il desiderio di sostenere quando una persona ha un progetto, non tanto l'idea, perché poi il progetto, e che lo si faccia sempre con stima e sempre con fiducia, perché ostacolare non porta mai a niente e molto spesso purtroppo troppe iter burocratici già sono difficili, ma se poi ci mettiamo anche a ostacolare perché a noi non ci piace quel progetto, è la fine. Quindi io vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio per questa giornata e grazie davvero a tutti. Volevo ringraziare la dottoressa Casoli perché credevo che sia un po' l'esempio di, credo che sia passato anche a voi, come insomma può contare il genere, può non contare, io credo che conti sicuramente anche l'età e credo che questo entusiasmo poi viene da un posto, come poi in fondo è venuto anche un po' fuori, insomma ci sono terre che sono anche forse più fertili di altre, però sì, insomma ecco, è un po' venuto fuori durante questa parte di convegno. Conta, spesso può contare essere donna e può contare essere giovani, perché chiaramente si porta dietro un entusiasmo, una voglia, una, diciamo, una capacità di accettare, di arrivare al secondo o al terzo no, perché insomma purtroppo anche i giovani si prendono i no, però magari andare avanti. Io a questo punto, prima di passare la parola alle conclusioni e all'assessore Cioffi, che come dire farà un po' da padrona di casa in questo posto, volevo anch'io ringraziare gli organizzatori anche per l'invito. Credo che un po' come sia un po' venuto fuori, visto che la sessione di questa parte del convegno era abbastanza, diciamo, mirata, ecco, si parlava di turismo ma si parlava con un'angolazione ben precisa. Spero che al di là delle formalità che insomma voglio dire sappiamo tutti noi capita di appunto partecipare ai convegni, a questi incontri da una parte o dall'altra, al di là delle formalità però credo che insomma l'essenza di un convegno, di un'occasione così sia quella di creare fermento, come dico io, un po' come il lievito, nel senso gettarlo lì e provare a provare un po' a farsi venire un'idea, oppure semplicemente usare gli interlocutori, insomma in questo caso i relatori che sono stati qui, come esempio per dire ah però forse si può fare, non ci avevo pensato, ma forse questo è possibile, o perché dal confronto nasce anche magari la spinta a un'idea, a osare alle volte. Però credo allo stesso tempo che se è vero o non è vero che esiste un valore aggiunto della governance femminile, credo che sia, insomma io condivido una cosa che è stata detta prima, poi al femminile la leadership va costruita perché al momento non c'è così forte, e quello credo che spetti a ognuno di noi, agli uomini e alle donne, da ognuno per la propria parte. E ai giovani. Esatto, indipendentemente dall'età, indipendentemente dal sesso, ma chiaramente in alcuni casi è ovvio che essere giovani insomma è uno stimolo in più. Credo sia un po' quello che diceva prima la dottoressa, la professoressa Battilani, cioè provare a conquistarsi, a cercare un ruolo pubblico. E in questo credo che conti dalla parte maschile accettare o riconoscere che, come dire, che alle volte appunto sulla cooptazione posso fare anche un passo indietro, posso sparigliare e fare scelte diverse, e dalla parte delle donne riconoscere che c'è ovviamente anche un punto di vista maschile che credo sia giusto sempre riconoscere, esattamente come insomma ci aspettiamo il contrario da questa parte. Però ecco, un'idea che secondo me è venuta fuori, che poteva essere insomma magari stimolo,
il femminile, l'imprenditoria in questo caso, comunque una guida al femminile in qualsiasi campo, potrebbe trovare una chiave, diciamo, di come una sorta di volano, se passa l'idea che far gestire le cose anche alle donne, dare anche accesso alle donne, può essere un modo per creare quel benessere di cui si è parlato prima. Prima in un'esperienza si è detto, se una donna, io assumo una donna, sa che può fare le sue scelte di vita, ma la poltrona, il suo posto resta lì, piuttosto che il fatto di essere, di avere colleghi maschi e colleghe femmine, crea un clima che è positivo, perché crea non solo la presenza e quindi le bandierine, ma proprio la sostenibilità sociale, fa sì che si lavori meglio in un posto. Quindi magari provare a puntare a questo, cioè che sia un uomo, che sia una donna, io se posso fare in modo che la mia azienda, il mio settore sia un luogo di benessere, perché no? Per quanto sia lavoro e non vacanza, però perché no? Potrebbe essere un valore aggiunto, in questo caso non femminile o maschile, ma un valore aggiunto per tutti, quindi insomma potrebbe essere una chiave, insomma, per questo. Chiudo qui, grazie ancora, e passo la parola all'assessore Livia Cioffi, assessore al turismo del comune di Como. Turismo, cultura, grandi eventi, insomma c'è tutto un lungo elenco di deleghe. Buonasera, ma io semplicemente per chiudere e ringraziare. Allora, io non posso che ringraziare ovviamente i relatori, i rappresentanti delle istituzioni, il mondo accademico, il mondo imprenditoriale e il mondo associativo, che insieme al Comune di Como hanno permesso la realizzazione di questo convegno. Non posso non ringraziare l'ingegner Ferro, il dirigente del settore, ma in maniera particolare le collaboratrici del settore turismo, la dottoressa Chiara Casnati, la dottoressa Liverti, la dottoressa Tagliabue e tutto il settore turismo. Se questo convegno si è potuto realizzare è grazie al loro lavoro. Abbiamo chiaramente, questo dimostra che, io dico sempre che questo è un esempio di una pubblica amministrazione che funziona. Grazie ragazze, anche perché sono 48 ore che lavorano in maniera incessante, oltre a tutto il mese ovviamente di preparazione. Concludo dicendo che ovviamente i dati che riportiamo sono quelli del 2019. Il 2019 ha visto una presenza in città di 412.783 arrivi per un totale di 864.000 presenze. L'amministrazione, cogliendo le potenzialità di questa prospettiva, chiaramente non vuole soltanto limitarsi ovviamente ad organizzare l'accoglienza, ma tendiamo anche ad attrarre più turisti e visitatori, dato lo scenario sia paesaggistico sia architettonico che disponiamo. E questa è la ragione per la quale a breve, e questo con un moto di orgoglio, anche questo è stato frutto di un grosso lavoro, pubblicheremo un bando, il Comune di Como pubblicherà un bando per l'affidamento di un importante servizio dedicato al marketing digitale, quale strumento moltiplicatore di prospettive e di attrattività, in ordine alle quali Big Data assumono ancora una volta un fattore di conoscenza determinante per un approccio sempre più sistemico di promozione turistica. Una componente sempre più determinante nel tempo a livello turistico è proprio quella dell'organizzazione degli eventi, che ci proietta in un ambito di straordinario interesse a livello internazionale, come ad esempio testimoniato dai set cinematografici e dai grandi eventi sempre più frequentemente organizzati a Como nell'ambito della moda, della cultura e dello sport. L'amministrazione comunale ha fatto proprio l'esperienza del passato e ha deciso di dare impulso a una semplificazione organizzativa che consentirà di progettare e realizzare gli eventi in modo più semplice. Uno strumento che, da un lato, sarà in grado di dare risposte chiare agli operatori del settore turistico e, al contempo, potrà modificare l'approccio interno a beneficio dei rapporti con gli altri enti del territorio, prefettura, questura, vigili del fuoco, attraverso l'istituzione di scrivanie virtuali, in grado di funzionare a distanza e velocemente. L'amministrazione avvierà infatti l'apertura di uno sportello unico eventi Como, attraverso un percorso che arriva a coinvolgere fino a 14 sportelli e che consentirà di svolgere gli eventi in sicurezza.
I 14 settori potranno lavorare meglio coordinati e armonizzati grazie a uno strumento informatico che funzionerà in tempo reale e che permetterà di raggiungere l'obiettivo di avere una sola porta d'ingresso e di uscita per chi organizza l'evento. Parte dunque lo sportello unico eventi Como, e sinteticamente rappresentati dal video che Chiara ci invierà, proietterà subito dopo i miei saluti. E concludo dicendo che nei prossimi giorni sarà disponibile sul sito del Comune un link che illustrerà agli operatori del settore questa nuova funzione, questa nuova opportunità. Vi ringrazio tutti voi per aver partecipato a questo evento, sperando che questo sia il primo di una DN eventi e che ci portino a creare quella rete di cui parlavamo, quella famosa piattaforma virtuale di cui parlavamo stamattina. Grazie a tutti. Tra arte, cultura e sport ce ne sono più di 100 all'anno e attraggono oltre 3 milioni di turisti sul territorio. La città riparte dal suo cuore pulsante, gli eventi. Organizza anche il tuo, da adesso è ancora più facile. Una sola porta d'ingresso per realizzarlo, la piattaforma impresa in un giorno.gov.it. I pochi semplici step. Scegli il comune. Accedi col tuo speed o le altre modalità consentite e compila la tua pratica. Tempi e distanze si riducono. 14 uffici comunali coinvolti, ma un unico percorso, impresa in un giorno. E gli aggiornamenti della tua pratica sempre con te. Dai vita alla città col tuo evento. È semplice, è veloce, è online. Grazie.